Buonasera a tutti. Il Presidente del Consiglio Comunale, il signor Mannino Alessio, stasera è assente e giustificato. Le funzioni di Presidente del Consiglio per la seduta di stasera le eserciterò io, nella qualità di Vicepresidente. Ricordo che l'accesso da parte del pubblico sarà consentito con mascherina e nei limiti della normativa vigente in tema di distanziamento sociale e divieti di assembramento. La seduta sarà audio-video registrata e nei prossimi giorni ne sarà resa accessibile la registrazione. Diamo avvio quindi al Consiglio Comunale convocato per questa sera. Passo la parola al Segretario Comunale perché proceda con l'appello. Buonasera a tutti e benvenuti a questa seduta del Consiglio Comunale. Procedo con l'appello. Catelli Maria. Bossi Fausto. Presente. Navarra Giacomo. Presente. Callini Enrica. Stevenazzi Piera, Montrasi Gabriele, Corio Elena, Mannino Alessio, assente giustificato, Beltemacchi Fabio, Croce Raffaella, Moretti Dario, Michelonio Simona, assente giustificata, Barocchio Marco, Carlesso Paolo, Lomi Walter, presente. Guaglianone Claudia, Fasolino Federico. Prego Presidente. Comunico al Consiglio Comunale che sono stati invitati a partecipare alla seduta di oggi, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento comunale, il Presidente dell'azienda speciale GEAS, dottor Almanzo Luciano, il Direttore Generale, dottor Stellini Paolo, ed il dottor Cisvento, responsabile del settore gestione risorse, per l'eventuale supporto agli argomenti di rispettiva competenza. Passiamo quindi a trattare il primo ordine e il primo punto all'ordine del giorno, lettura ed approvazione dei verbali della seduta consiliare del giorno 30 giugno 2020, atti dal numero 18 al numero 44. Con nota protocollare comunale numero 12.245 del 17 luglio 2020, i verbali della seduta consiliare del 30 giugno 2020 sono stati trasmessi ai capigruppo consiliari. Se nessun consigliere ha da fare osservazioni, si può passare alla votazione per approvazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari? E consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare il secondo punto all'ordine del giorno, comunicazioni del Sindaco. Do la parola al Sindaco Maria Catelli perché dia le comunicazioni. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Volevo fare due comunicazioni. La prima riguarda l'avvio del cantiere della mensa della Liserta. La scia per l'ampliamento della mensa è stata presentata, forse come avevo già detto nel Consiglio Comunale precedente, l'8 giugno 2020 a quella della società che quindi legittimata in quel senso dalla convenzione stipulata col Comune ha iniziato i lavori il 16 luglio, l'ampliamento di circa 40 metri quadrati verso il cortile interno della scuola e l'opera ammontano a circa 142.000 euro, comprese le spese tecniche, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori, gli oneri, l'IVA e il collaudo. È stato anche consegnato il cantiere della palestra di via Verimoni, è stata anche recintata la zona di cantiere con l'occupazione di suolo pubblico. Un'altra comunicazione riguarda la rigenerazione urbana. Regione Lombardia ha emanato la legge regionale 18 per le misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale. I comuni sono chiamati a individuare, anche tramite azioni partecipative da parte della comunità e degli operatori privati interessati alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di immobili e ambiti interessati dal recupero del patrimonio edilizio esistente sulla base di segnalazioni. Il Comune di Fagnano nei giorni scorsi ha pubblicato un avviso in cui si invitano tutti i soggetti potenzialmente interessati, quindi cittadini, operatori economici, rappresentanti di associazioni, a segnalare all'amministrazione comunale i potenziali possibili ambiti di rigenerazione urbana,
per i quali il Comune possa valutare la previsione di azioni di semplificazione dei procedimenti e di incentivazione anche economica, usi temporanei e sviluppi di studi di fattibilità economica e urbanistica. Immobili dismessi da oltre 5 anni aventi qualsiasi destinazione uso, che causano particolari criticità per salute, sicurezza idraulica e strutturale, inquinamento, degrado ambientale e anche edifici a carattere rurale abbandonati da almeno 3 anni, oggetto di possibile recupero. Le segnalazioni possono essere con tutta la documentazione accessoria, possono essere presentate non oltre 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, e quindi la scadenza è del 14 agosto, e le domande devono essere presentate, le istanze per le segnalazioni devono essere presentate al protocollo del Comune. Grazie. Passiamo quindi al terzo punto all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Lista Civica Siamo Fagnano in data 18 giugno 2020, protocollo comunale numero 10.226, riguardante le scelte di sostegno alla ripresa delle attività scolastiche anno scolastico 2020-2021. Passo la parola al consigliere Barozzi perché dia lettura dell'interrogazione. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La Lista Civica Siamo Fagnano intende ritirare questo punto all'ordine del giorno, in quanto il consigliere che avrebbe dovuto leggerlo è in ferie, e soprattutto perché come penultimo all'ordine del giorno c'è comunque il piano di diritto allo studio, quindi probabilmente alcune domande potrebbero essere una replica e abbiamo deciso di ritirare. Ok. Passiamo quindi a trattare il quarto punto all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Siamo Fagnano in data 18 giugno 2020, protocollo comunale 10.228 riguardante la manutenzione e la pulizia delle aree verdi, parchi e della scala denominata Costiola. Passo la parola al consigliere Barozzi perché dia lettura dell'interrogazione. Grazie signor Presidente. Il gruppo consigliare di Lista Civica Siamo Fagnano, considerato che a seguito di numerose lamentele da parte dei cittadini, abbiamo riscontrato in Maiuole, parchi e lungo tutta la strada denominata Costiola un degrado diffuso. Per quanto riguarda le Maiuole e i parchi, gli erbacci hanno fatto sollevare numerose lamentele. Un esempio osservato da tutti durante la manifestazione del 2 giugno. Le Maiuole, il parco dietro Monumento e il parco delle Scienze non erano stati sfalciati. Un altro punto riguarda le strade sporche e con marciapiedi non curati. Inoltre la scala denominata Costiola è stata oggetto di atti vandalici non riparati che si aggiungono alle non cura e pulizia della stessa. Chiede chi si occupa della manutenzione di tutte le aree verdi del paese, quanti sfalci sono previsti durante l'anno, chi si occupa della pulizia delle strade e dei marciapiedi, chi si occupa della manutenzione della scala denominata Costiola. Ci sono idee correttive che l'amministrazione ha intenzione di portare avanti per migliorare il decoro del paese? Do la parola all'assessore Bossi Fausto per la risposta. Buonasera a tutti. Riporto i dati raccolti dagli uffici dando risposta appunto all'interrogazione riguardante manutenzione e pulizia delle aree verdi, i parchi e della scala denominata Costiola. Dati che si rivolgono anche alla successiva interrogazione avente per oggetto pulizia e decoro dei parchi comunali, trattandosi praticamente della stessa problematica. La manutenzione del verde è stata suddivisa per gli anni 2019-2020 in tre parti verso tre ditte: la Floricoltura Meoli, la Giardini dei Betulli e la Marnatese, che curano appunto diverse zone del paese. Per quanto riguarda gli sfalci, il minimo contrattato sono appunto 6. Le aree verdi del territorio si estendono per oltre circa 100.000 metri quadrati, questo per dare anche un'idea di dove si va a intervenire e la non precisione che deriva anche in parte da quello. Effettuare la pulizia dei marciapiedi con l'ausilio del soffiatore rientra a seconda delle aree di appalto di ciascuna di queste imprese. Per quanto riguarda invece la pulizia manuale dei marciapiedi, la pulizia delle strade dei marciapiedi è affidata alla ditta Econord, che effettua lo spazzamento meccanizzato mediamente una volta a settimana per ognuna delle quattro zone in cui è stato suddiviso il paese.
A partire da marzo, però, colpa ovviamente del coronavirus, non è stato più possibile fare questo lavoro, anche se è ripartito settimana scorsa, perché la spazzatrice ha ricominciato a muoversi anche su Fagnano. A partire da marzo non è stato più possibile la raccolta carte, svuotamento, cestini suddivisa. A partire da marzo, appunto, questa cosa. La raccolta carta e svuotamento di cestini invece è suddivisa in due lotti. La zona centrale viene effettuata dalla cooperativa Carletti, questo ormai da anni, mentre la rimanenza del paese viene ormai effettuata anche come servizio dalla stessa Econord, con un operatore che segue la suddivisione, in questo caso del paese suddiviso in sei zone, e vengono effettuate come pulizia e rotazione settimanale. La montazione del verde della Boschiolo invece, che collega via 20 settembre con via Carso, è affidato invece alla ditta Giardini Le Belle. L'ultimo punto era per migliorare la questione, al momento, come intervento più immediato, visto l'anno in corso, per la gestione del verde rende più tempestivi gli interventi sul territorio, soprattutto in alcune aree che sono state quelle maggiormente segnalate, e ringraziamo anche per le segnalazioni ricevute. Saranno affidate un'altra ditta ulteriore per queste manutenzioni, in modo da accelerare sia l'intervento che il monitoraggio un po' più costante. Do la parola al consigliere Baroffio per la replica. Grazie Presidente, allora, grazie per le risposte puntuali che mi sono state date a tutte le domande che ho posto. Secondo me occorre e necessita un maggior controllo, perché purtroppo ci sono delle aree periferiche, ma anche centrali, che effettivamente non sono al massimo della bellezza. Ci sono dei marciapiedi, per fare un esempio, dove le erbacce attaccate ai muri o dove c'è il cordolo sono a livello abbastanza insostenibile. Quindi l'altra volta, quando siamo andati in consiglio comunale e c'era questa interrogazione, erano forse stati fatti dei sfalci da un giorno, due o tre giorni, per dire, o erano in corso. Chiaro che poi con l'estate, col caldo, viene anche a mancare diciamo, lo spazio. Forse bisognerebbe provare, appunto, lì a coinvolgere un attimino di più anche quelli che sono i privati e le aziende, come veniva fatto anni fa, per la cura del verde e l'abbellimento delle uole. Nel senso, perché non è bello comunque vedere una piazza che quando è primavera l'erba è alta, quando è estate sembra il deserto. E quindi, cioè, dobbiamo cercare di rendere decoroso e più bello il nostro paese sotto quel punto di vista. Un occhio un po' più curato alla pulizia del verde, alle cartacce, perché poi effettivamente, cioè, vengono fatte le segnalazioni dei roditori in piazza, perché è naturale dire se c'è dietro lo schifo. È ovvio che lo schifo non è che si crea perché cade dal cielo e perché qualcuno lo lascia, però se non c'è pulizia, non c'è un controllo della pulizia, queste spiacevoli situazioni si vengono a creare. Confidiamo appunto in un miglioramento nel futuro e nei prossimi mesi. Se poi si può essere collaborativi, nel senso trovare delle soluzioni insieme, più che volentieri. Pertanto mi dichiaro parzialmente soddisfatto. Ok, ha già dichiarato. Passiamo subito all'esame del quinto punto all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal gruppo consigliare Lista Civica Siamo Fagnano in data 18 giugno 2020, protocollo comunale numero 10.230, riguardante le cifre dell'emergenza Covid-19. Passo la parola al consigliere Baroffio perché dia la lettura dell'interrogazione. Grazie signor Presidente. Il gruppo consigliare Lista Civica Siamo a Fagnano, considerato che Fagnano come tutta l'Italia è stata colpita dalla malattia infettiva coronavirus Covid-19, il motivo di questa interrogazione è quello di avere ad oggi i numeri ufficiali che riguardano la nostra cittadinanza e quindi chiede
Quanti sono i bagnanesi totali che hanno contratto il virus Covid-19? Quanti sono i bagnanesi ancora positivi al Covid-19? Quanti sono i bagnanesi totali morti a seguito del Covid-19? Quanti sono i bagnanesi morti a seguito del Covid-19 ma residenti in RSA? Do la parola al Sindaco Catelli Maria per la risposta. Grazie Presidente. I faglianesi totali che hanno contratto il virus Covid-19 a ieri sera sono, in base agli ultimi dati che abbiamo a disposizione come sindaci e che sono i dati di riferimento di ATS per tutta la provincia di Varese, il sito è il sito di ATS con l'emergenza Covid, sono 32 e vanno dai 20 ai 95 anni. Quanti sono i faglianesi ancora positivi? A ieri abbiamo una persona positiva di 48 anni, il 25 giugno, quindi poco prima che lei presentasse l'interrogazione che poi non è stata discussa, erano due, il 29 giugno non c'era nessun positivo, questa persona è risultata positiva nei 15 giorni successivi. Quanti sono i faglianesi totali morti? C'è purtroppo una signora di 80 anni che è deceduta in ospedale Augusto. Quanti sono i faglianesi morti a seguito del Covid ma residenti in RSA? Non risulta nessuna persona deceduta. Voglio anche precisare che la struttura di Bergolo non ha mai registrato neanche nessuna persona positiva. Anche quelli esterni, diciamo, al paese di Faglianese? No, come lei mi ha chiesto quanti sono i faglianesi morti in seguito dei residenti in RSA, non ne risulta okay. Nessuna. Ok. Va bene, allora grazie per questa risposta, anche perché questa interrogazione è sorta appunto da una serie di segnalazioni da parte dei cittadini che non vedevano più magari il numero che... Quindi sento di fare un piccolo consiglio mediatico, non per invitare a Cairate, perché non credo se parliamo di nulla di invitare a Cairate, ma io chiedo al nostro sindaco, che questo mi farebbe anche piacere di dirlo, uno sforzo di 5 minuti, magari fino a che non si conclude questa benedetta emergenza, alla settimana, se c'è bisogno o se non c'è bisogno, ma anche di fare un post su un social o un video per dichiarare i numeri. Ovviamente è un consiglio, non è un obbligo quello che dico io, però non sarebbe male come cosa. Mi dichiaro soddisfatto comunque della risposta. Bene, passiamo quindi a trattare il sesto punto all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Fagnano Lona in data 19 giugno 2020, protocollo comunale numero 10.293, avente ad oggetto progetti utili alla collettività PUC e reddito di cittadinanza, a che punto siamo? Se nessun consigliere ha nulla in contrario, procedo con la lettura dell'interrogazione da me presentata. Progetti utili alla collettività e reddito di cittadinanza, a che punto siamo? Premesso che il decreto legge numero 4 del 2019, convertito con modificazioni della legge numero 26 del 2019, articolo 4, comma 15, prevede che il beneficiario del reddito di cittadinanza è tenuto ad offrire, nell'ambito del patto per il lavoro e del patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività. Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, in data 22 ottobre 2019, ha firmato ed emanato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla definizione delle forme, delle caratteristiche e delle modalità di attuazione dei progetti utili alla collettività su cui è stata raggiunta l'intesa in sede di conferenza unificata. È dovere di ogni amministrazione comunale programmare lo sviluppo sociale del proprio territorio. Ritenuto che con questo atto legislativo i comuni interessati hanno la possibilità di avviare progetti utili alla collettività denominati PUC e definire le attività che i beneficiari del reddito di cittadinanza andranno a svolgere.
che la sottoscrizione dei PUC per i percettori del reddito di cittadinanza è un atto importante nel percorso di costruzione di un moderno sistema di welfare statale che risalga al patto tra Stato e cittadino, oltre che di inclusione e di reinserimento nella vita sociale attiva del comune stesso. Rilevato che secondo i dati INSA novembre 2019 risultano presentate al comune di Fagnano Lona numero 131 domande di reddito di cittadinanza, delle quali 68 accolte, rilevato che i PUC possono essere svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, contribuendo alla costruzione di una comunità migliore. I progetti devono essere svolti presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibili con le attività del beneficiario, in particolare non devono essere inferiori a 8 ore settimanali, aumentarli fino ad un massimo di 16 ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti. Il decreto delinea i confini delle attività che possono essere realizzate e come i percettori del reddito di cittadinanza possono essere impiegati, ovvero non possono svolgere attività in sostituzione di personale dipendente dall'ente pubblico proponente e o dall'ente gestore nel caso di esternalizzazione di servizi o dal soggetto del privato sociale. Non possono ricoprire ruoli o posizioni nell'organizzazione del soggetto proponente il progetto e non possono sostituire lavoratori assenti a causa di malattia, congedi parentali, ferie e altri istituti, né possono essere utilizzati per sopperire a temporanee esigenze di organico in determinati periodi di particolare intensità di lavoro. Gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei PUC, inclusi quelli derivanti dalle assicurazioni presso INAIL e per responsabilità civile dei partecipanti, sono sostenuti con le risorse del Fondo Povertà, oltre che con il concorso delle risorse afferenti al Programma Operativo Nazionale Inclusione, non gravando così sui bilanci comunali. Solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Comune di Mantova ha coinvolto alcuni percettori del reddito di cittadinanza con una risposta molto positiva per la sanificazione dei giochi per bambini nei parchi pubblici a seguito dell'emergenza Covid-19 e nella prospettiva di riaprire i parchi ai cittadini. Si interroga il sindaco per conoscere quanti sono i percettori di reddito di cittadinanza alla data attuale, quanti di questi hanno stipulato o dovranno stipulare il patto per l'inclusione sociale e quanti invece hanno stipulato o dovranno stipulare il patto per il lavoro. Se sono stati attivati i patti per l'inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, ricordando che entrambi costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, articolo 4,14 del decreto legge 4/2019. Se sono stati organizzati progetti utili alla collettività, che interessano sia coloro che hanno stipulato o stipuleranno il patto per il lavoro, nonché coloro che hanno stipulato o stipuleranno il patto per l'inclusione sociale. In caso di risposta affermativa alla precedente richiesta, si chiede di sapere quante persone stanno svolgendo i PUC, quali enti del terzo settore siano stati coinvolti e quali sono i precisi ambiti dei progetti culturali, sociali, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Se sono stati verificati i requisiti anagrafici dei beneficiari del reddito di cittadinanza, in particolare i requisiti di residenza e di soggiorno, con eventuale tempestiva informazione ad INPS, articolo 5,4 del decreto legge 4/2019. Se sono in corso i controlli a campione in forma puntuale sulla composizione del nucleo familiare attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini di sede, con quelle disponibili presso gli uffici demografici e quelle raccolte dai servizi sociali, in caso di risposta affermativa alla precedente richiesta, che esito hanno dato questi controlli. Do la parola all'assessore Multasi per la risposta. Allora, innanzitutto mi scuso per le spalle necessarie. Allora, premesso che fino al 17 luglio 2020 le misure di condizionalità per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza erano obbligatoriamente sospese per legge, il dato alla data attuale purtroppo non è disponibile, nel senso che il dato che abbiamo fermo qualche giorno fa per inaccessibilità proprio negli ultimi due giorni della piattaforma G. Quindi confido però che i dati non si siano modificati molto, anche perché hanno dimostrato una grande stabilità da novembre fino praticamente a quando abbiamo fatto l'ultimo rilevamento. La piattaforma G risultava non accessibile negli ultimi due giorni, non appena fosse possibile
sarà mia premura trasmettere i dati aggiornati, confido però che siano quelli che noi abbiamo a disposizione che siano pressoché corretti anche alla data, anche ad oggi. Alla data, quindi per i percettori del reddito di cittadinanza, a qualche giorno fa nel comune di Pagnanolona erano 67, quindi sono corretti i dati riportati nell'interrogazione in cui c'erano 131 domande presentate e 68 accolte. Ad oggi ne risultano accolte effettivamente 67, di cui 36 gestite dai servizi sociali del comune di Pagnanolona, i restanti invece in collaborazione con il centro per l'impiego di Busto Arsizio. Per tutti è già stata portata a termine l'analisi preliminare dei requisiti anagrafici. Occorre ricordare inoltre che per le valutazioni multidimensionali sulle situazioni cosiddette complesse è necessario un lavoro d'equipe per gli operatori dei vari servizi specialistici che prende ovviamente molto tempo. Ad oggi, e questa è una situazione che vede allineata la grande maggioranza dei comuni del nostro territorio, i progetti sono in via di definizione e attivazione, cioè non vi sono progetti già attivati, d'altra parte non potevano essere attivi fino al 17 luglio. La predisposizione di progetti è un'operazione comunque complessa che coinvolge più soggetti. Terminata la fase acuta dell'emergenza Covid e gestita la priorità dell'organizzazione e del far partire i centri estivi, ci siamo subito dedicati alla finalizzazione proprio dei PUC, soprattutto di progetti coerenti con le necessità locali. Nel giro di un paio di settimane dovrebbe quindi essere emanata la relativa delibera sulla cui bozza abbiamo lavorato nelle scorse settimane, anche in coordinamento con gli altri 6 comuni dell'ambito, in un'ottica di razionalizzazione delle risorse, ottimizzazione della consulenza da parte di UPEL e soprattutto di omogeneizzazione dei progetti stessi. A valle della deliberazione, che quindi ripeto verrà emanata a breve, verranno caricati i progetti sulla piattaforma GEDI. Giusto a titolo di esempio cito alcuni dei titoli di questi progetti senza stare ad entrare ovviamente nei dettagli che sono molti. Alcuni di questi progetti riguardano, su cui abbiamo lavorato come comune ma anche in collaborazione con gli altri comuni della valle, l'aiuto alla manutenzione del verde, l'apertura e la chiusura degli spazi pubblici e la pulizia degli stessi, custodia e vigilanza a supporto del personale ATA ed educativo, quindi in questo punto in collaborazione con le scuole, sorveglianza anche dell'uscita dalle scuole ed eventualmente del Feribus, piccole manutenzioni, attività di supporto alla biblioteca comunale. Questi sono alcuni dei progetti che stiamo predisponendo, appunto interfacciandoci anche con altri soggetti. In merito ai controlli, la legge prevede che riguardino almeno il 5% dei casi, noi abbiamo esteso il campione al 10%, l'esito di questi controlli non ha rilevato, riscontrato anomalie nel campione, solo 2 piccole difformità che sono poi state chiarite in fase di colloquio. E quindi per chiudere, non solo a Pagnano ma nell'intero ambito della valle, siamo quindi in fase di approvazione del cosiddetto catalogo che verrà poi aggiornato mensilmente e confido che Pagnano sia in realtà tra i primi comuni ad approvare il proprio catalogo. Sì, procedo con la replica. Bene, cioè, purtroppo siamo dispiaciuti che vabbè, siamo in ritardo, ma non è colpa assolutamente di nessuno, men che meno in questo caso dell'assessore o di tutta l'amministrazione. Speriamo che entro 2 settimane appunto arrivi questa delibera, anche perché riteniamo che poter utilizzare i percettori del reddito di cittadinanza potrebbe aiutarci anche in molte altre situazioni. Vedasi per esempio i parchi cittadini che sono purtroppo in quello stato che anche qui non dipende dall'amministrazione ma vanno curati. Dico subito che mi ritengo soddisfatto delle risposte ricevute, se eventualmente l'assessore deve replicare altrimenti. Okay. No. Passiamo quindi a trattare il 7° punto all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Pagnanolona, signor Walter Romi, in data 19 giugno 2020, avente nota protocollo comunale 10.314 e oggetto pulizia e decoro dei parchi comunali.
Procedo con la lettura dell'interrogazione da me presentata. Pulizia e decoro dei parchi comunali. Premesso che uno degli annosi problemi che abbiamo a Fagnano Lona è la pulizia dei parchi pubblici. Tale problematica non è riconducibile ad una colpa esclusiva dell'amministrazione, ma l'unico soggetto in grado di risolverla, insieme al consenso e alla civiltà della cittadinanza tutta, mettendo in atto delle azioni concrete, è l'amministrazione comunale stessa. La problematica è, in principal modo, a parer nostro, imputabile allo scarso senso di civiltà che pervade il nostro Paese. Considerato che nel programma elettorale di cui Fagnano leggiamo, né i punti di breve termine, lavoreremo sin dal primo giorno per la prevenzione dei furti e il controllo del territorio. Installeremo telecamere di controllo sulle principali piazze, i parchi e nuovi parchi di accesso al Paese, connettendo tutte quelle esistenti attraverso tecnologie ad alta definizione, in modo da garantire una qualità delle immagini sufficienti a sfruttare appieno le potenzialità di tali strumenti pagati dai cittadini. Nei punti a medio termine, leggiamo, garantiremo vivibilità e decoro delle piazze, dei parchi e degli spazi pubblici. Valorizzeremo le piazze e i luoghi di aggregazione rendendoli nuovamente vivibili e decorosi, restituendoli così alla loro naturale funzione sociale. Con quali risorse la manutenzione e la pulizia dei parchi e delle piazze rientra nei costi di ordinaria amministrazione? Occorre solo controllare che ciò sia fatto e fatto bene. Rilevato che la situazione dei nostri parchi, in particolar modo il parco cittadino denominato Bambini di Vesna, è del poco scandalosa, nonché pericolosa per le persone e per gli animali. Stante la situazione pre-Covid sopra evidenziata, oggi la situazione, a poco dalla riapertura del post-lockdown, pare non migliorata. Si interroga il sindaco per sapere cosa ha intenzione di mettere in atto per cercare di recuperare il degrado con il quale i cittadini sono costretti a convivere. Do la parola all'assessore Bossi per la risposta. Sì, grazie Presidente. I dati che scattano la fotografia dello stato attuale è quella dei dati appena letti nel punto precedente, quindi non penso di ripetermi, ma se vuole glieli ripresento. Seguendo però le considerazioni espresse sia da lei nel testo di interrogazione e dal consigliere Valocchio poco fa, giuste peraltro, serve un maggior controllo e monitoraggio ovviamente degli interventi, perché è vero che sono di normale amministrazione, chiaramente, perché questo è un passaggio che tutte le amministrazioni devono fare, però è anche grazie alle segnalazioni che vengono evidenziate magari lacune che a volte sono già di nostra conoscenza e a volte invece servono proprio per affrontare meglio il problema. Si stanno valutando inoltre diverse opzioni, dal sensibilizzare, richiamando al senso di civiltà che citava lei poco fa, e coinvolgere i cittadini con un'ordinanza apposita, oppure appoggiarsi ad altre risorse da mettere in campo prossimamente. Sì, procedo con la replica. Bene nelle intenzioni, quindi si pensa ad una campagna di sensibilizzazione, a quanto ho capito, ad un'eventuale ordinanza, ammesso che non ci sia già appunto, però la domanda era, sì, cosa c'è intenzione di mettere in atto per cercare di recuperare il degrado dei parchi, ma soprattutto cosa stiamo facendo nel breve termine? Quindi siamo già partiti con la campagna di sensibilizzazione, la campagna di sensibilizzazione può evidenziare l'ordinanza già esistente o se si decide di farne un'altra, soprattutto perché è veramente parecchi anni, ma da sempre, che quel parco in particolare, ma un po' tutti i parchi, sono veramente in balia appunto delle persone incivili, purtroppo. Abbiamo in particolar modo in quel parco delle telecamere che, se non ricordo male, però non sono ottimali per la registrazione, per il controllo appunto di ciò che avviene. Io appunto mi sarei aspettato una soluzione non dico ultimata, ma già in procinto di essere messa in piedi per cercare di risolvere veramente a breve questa situazione. Prego.
Allora, il PAF ovviamente ha più criticità in quanto non è centrato e ha solo la videosorveglianza come deterrente, questo sicuramente. È probabilmente dopo quello vicino al cimitero quello più grande, perché anche come cura richiede un impegno non indifferente. E per quanto riguarda gli interventi, come dicevo prima, il primo che è stato menzionato era una sfida, un appalto diverso, quindi da 3 passare a 4, in maniera tale che se non è una e l'altra, ma in tutti i casi uno deve essere pronto all'intervento, sia su segnalazione che di ordinaria amministrazione. Questo per agevolare intanto la prima cura. Poi sarebbe bello che con il coinvolgimento, come si diceva prima, della cittadinanza, vede che le ordinanze che già sono attive ma vanno comunque ricoperte, pubblicate, non so come dire, comunque vanno rese note un'altra volta, per far sì che come si faceva una volta che ciascuno puliva il pezzettino davanti a casa, se ognuno facesse lo stesso intervento oggi non avremmo il marciapiede con gli origami verde, come diceva giustamente prima. Non si riesce ad arrivare in maniera capillare ovunque, perché è proprio un paesino piccolo, però questo è l'intento, ma se c'è la collaborazione di tutti e di spontare un po' di tutti, probabilmente si riesce a fare un bel po'. Mi dichiaro parzialmente soddisfatto, in quanto appunto mi sarei aspettato un po' più di celerità nel mettere in piedi qualche cosa per la risoluzione di questa problematica. Passiamo quindi a trattare l'ottavo punto all'ordine del giorno. Interrogazione urgente presentata dal gruppo consigliare di Lista Civica Siamo Fagnano nella seduta del Consiglio Comunale del 30 giugno 2020, protocollo comunale numero 10.952 del 1 luglio 2020, riguardante i miasmi in frazione Fornaci. Passo la parola al consigliere Barocchio perché dia lettura dell'interrogazione. Grazie signor Presidente. Gruppo consigliare Lista Civica Siamo Fagnano, considerato che molti cittadini denunciano una situazione difficile e insostenibile per via di aghi e respirali nella frazione Fornaci dovuta a forti dolori polmonari. Questa problematica torna in primo piano dopo un periodo di relativa calma e solleva un'urgenza da affrontare nel più breve tempo possibile per dare la possibilità a tutti i cittadini di poter vivere tranquillamente senza dover sopportare l'aria respirabile nella loro zona all'interno delle loro case. Chiedo quali controlli sono stati effettuati per controllare questa situazione, come intende agire questa amministrazione per superare questo problema. Do la parola al sindaco Scatelli Maria per la risposta. Sì, grazie Presidente. Io avevo fatto una comunicazione all'inizio del consiglio comunale precedente, non avevamo poi fatto in tempo a discutere l'interrogazione, però avevo dato comunque dati che poi aveva chiesto. Adesso faccio una breve sintesi dal precedente consiglio. A cavallo del consiglio comunale io avevo convocato e incontrato le tre aziende che sono sul territorio tra Fagnano, Cairate e Cassano che potrebbero essere fonte di questi odori e si sono tutti resi molto disponibili e sono stati incontrati o gli amministratori o i responsabili anche degli impianti proprio a ridosso del consiglio comunale due giorni prima e uno il giorno dopo. Dopo questo incontro mi sono incontrata con i nostri uffici, abbiamo fatto una segnalazione qualificata sia ad APA sia a provincia, perché ci sono alcuni depuratori che vendono per i controlli dalla provincia, come il depuratore della cartiera, e mentre delle altre due ditte i controlli dipendono da APA. Inoltre io ho fatto la sera del 10 luglio una segnalazione di sera, erano circa le 22.30 ad Arpan, perché quella sera in particolare mi erano arrivate molte segnalazioni, quindi io ho fatto proprio una segnalazione al numero di reperibilità di Arpan. Al momento stesso poi sono stata ricontattata da una funzionaria
che mi ha spiegato un po' la procedura, e il lunedì successivo, quindi il 13 luglio, sono stata ricontattata da la responsabile che segue proprio i dei curatori per conto di ARPA, quindi che organizza anche i controlli, e ci ha suggerito, perché non è mai stato fatto a Fagnano, di istituire un tavolo tecnico in modo da rendere il monitoraggio costante e il più possibile efficace per cercare di arrivare a trovare l'origine di questi odori. Nel frattempo io ho contattato sia il sindaco di Cassano che il sindaco di Cairate, che si sono assolutamente resi disponibili a collaborare e a essere coinvolti in un incontro che terremo giovedì e che è pre-tavolo tecnico. Sarà presente, faremo una riunione con ARPA, con i responsabili tecnici del comune, con i due sindaci, per capire come mettere in atto questo tavolo tecnico sulla base del decreto della DGR 12 del 2008 il decreto 208 del 2012 di Regione Lombardia. Quindi abbiamo scelto questa strada proprio perché ci è stata suggerita da ARPA per un monitoraggio costante. Nel frattempo abbiamo comunque avuto anche altre interlocuzioni con le aziende, in particolare con la cartiera che ci ha fatto pervenire una nota sul termine della ristrutturazione dell'impianto di depurazione. Ci è arrivata anche una nota proprio nei giorni scorsi del comune di Cassano Magnago, in cui dopo appunto diciamo i colloqui informali si chiede la possibilità di aderire a qualcosa di più concreto. Quindi sono d'accordo per il tavolo tecnico proprio per far sì che si possa arrivare a una possibile soluzione di queste molestie olfattive. Do la parola al consigliere Barocchi per la replica. Grazie, signor sindaco. Beh, partiamo dalla mia esattezza, quella del tavolo tecnico, perché non è vero che a Fagnano non c'è mai stato un tavolo tecnico, o meno, c'è stata la volontà di creare un tavolo tecnico con gli altri comuni di Cassano e Cairate. È mancata la volontà degli altri comuni, adesso, o di uno dei due comuni, non mi ricordo, di partecipare a questo tavolo tecnico. Quindi questa è la prima cosa da dire. Allora, però il tavolo tecnico in sé, la cosa ottimale è avere il coinvolgimento anche degli altri sindaci. Il tavolo tecnico in sé non prevede che sia il sindaco del comune in cui ci sono maggiori ripercussioni a convocarlo, quindi ci deve essere anche, c'è una volontà e io ho subito cercato di... Allora, ARPA mi ha detto che nel 2016 c'è stata, diciamo, queste molestie olfattive sono note da tempo, però l'istituzione di un vero e proprio tavolo tecnico che comporta tutta una serie di passaggi che poi possono portare a controlli costanti non è mai stato istituito. Ci sono stati naturalmente controlli, ci sono stati poi anche soluzioni da parte di un'azienda in particolare, quindi non è stato un lavoro vano, però ripresentandosi il problema in questo momento noi non riteniamo che non ci sia altra strada che questa. No, allora, ripeto, non ho detto che
c'è stato un tavolo tecnico, c'era la volontà di creare un tavolo tecnico. Questo tavolo tecnico non è stato creato poi perché veniva a mancare appunto il supporto di uno o due sindaci dei comuni. Ma questo non è comunque indispensabile. Se a me il comune di Cassano o di Caivate avesse detto no, non c'è, cioè io avrei proceduto comunque con la volontà di fare il tavolo tecnico. Sono d'accordo, però dico, quello che il problema era poi allora sul territorio di Pagnano, pare che sia stato risolto, perché allora era fatto tutto un sistema anche di segnalazione da parte dei cittadini per quanto riguarda gli asini che provenivano da una delle aziende presenti sul territorio, e poi sono stati svolti dei lavori, come giusto lei ha portato, e questa cosa è andata risolvendosi. Il problema è che lì ci sono, c'è questo incrocio di questi tre comuni con una zona industriale di Bolladello, dove ci sono presenti anche aziende. Mi faceva presente un ex consigliere comunale anche, di un'azienda addirittura mi sembra che faccia pulizia di cisterne all'interno del comune, che potrebbe anche fare dei travagli individuali che possono portare a questi miasmi. Quindi è importante ed è giusta la strada che si sta percorrendo in questo momento. E secondo me è l'appunto lì, cioè, poi comunque un po' anche, ne ho parlato anche col consigliere Carlesso, anche l'idea anche quella di pensare anche all'allargamento alle commissioni comunali per quanto riguarda questo tavolo tecnico, perché magari se ci sono più persone che cercano di monitorare questo problema, sono più persone che hanno ben presente questo problema, forse riusciamo, non dico a risolverlo per sempre, che quello è l'obiettivo finale, però perlomeno a arrivare al miglioramento della situazione e a un costante controllo di quello che è il territorio. Mi reputo soddisfatto delle risposte che sono state date. Io spero che quello che è stato chiedendo per il posto si porti avanti e si arrivi davvero alla soluzione per più breve tempo possibile di questo problema, perché soprattutto anche nei mesi estivi non è certo facile per i nostri cittadini abitare e vivere con questa problematica degli odori. Cerchiamo di arrivare a una soluzione il prima possibile. Grazie. Se il sindaco vuole facoltà di chiusura. Volevo chiedere una cosa, se possa. Non sarebbe possibile, perché un'interrogazione e la replica spetta soltanto al consigliere che l'ha presentata. Mi spiace. Passiamo quindi a trattare il nono punto all'ordine del giorno. Interrogazione presentata dal capogruppo consigliere Solidarietà e Progresso, Pagnano Bene Comune, signor Paolo Carresso, in data 20 luglio 2020, protocollo comunale 12.339, avente ad oggetto richiesta di informazioni sui defibrillatori installati sul territorio comunale. Passo la parola al consigliere Carresso Paolo perché dia lettura dell'interrogazione. Allora, considerato che all'interno del territorio comunale sono stati installati dei defibrillatori semiautomatici comprensivi di kit di primo soccorso, considerato che gli stessi necessitano di manutenzioni ordinarie e straordinarie al fine di mantenerli sempre efficienti e funzionanti, si richiede al sindaco e all'assessore competente chi deve effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie ai defibrillatori, chi deve sostenere le spese di manutenzione degli stessi, se dalla data di installazione a oggi. Dalla data di installazione a oggi sono state effettuate delle manutenzioni. Quali manutenzioni sono state effettuate? Do la parola al sindaco Catelli Maria per la risposta. Sì, scusate. Grazie, presidente. Allora, chi deve effettuare le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei defibrillatori? Noi abbiamo in essere un contratto di comodato uso gratuito per la concessione di questi 5 defibrillatori semiautomatici il contratto è del 30 maggio del 2019, è stato scritto tra il comune di Fagnano Rona e l'associazione culturale Fagnano Sicuro.
natura. Queste attrezzature sono state fornite comprensive di un kit di primo soccorso, accessori e anche un contratto di manutenzione in garanzia di 4 anni rinnovabili per altri 4 anni. L'articolo 5 di questo contratto prevede che l'associazione Italiano Sicura si impegna a conservare, custodire e servirsi per tutta la durata della concessione di 20 anni del dispositivo monitorandone il corretto utilizzo e il corretto mantenimento in esercizio, provvedendo alle attività di manutenzione da effettuare i relativi controlli periodici previsti nel manuale d'uso dell'apparecchio stesso. Questo per rispondere alla prima domanda. Per la seconda, chi deve sostenere le spese? Nel contratto non è indicato esplicitamente la parola spese, quindi chi deve sostenere le spese di manutenzione, anche se per i primi 4 anni dall'installazione sono già comprese nella fornitura del DAI. In generale la manutenzione è, questo è specificato nel contratto, è a carico dell'associazione Fagnano Sicura. Per quanto riguarda la terza domanda, se la data di installazione a oggi sono state effettuate manutenzioni, alla data d'oggi non si sono rese necessarie particolari manutenzioni. La prima scadenza è la sostituzione delle piastre dopo 2 anni di installazione. In data 27 luglio, protocollo 12712, l'associazione Fagnano Sicura dichiara che i DAE sono continuamente monitorati tramite collegamento remoto dalla ditta appaltata della manutenzione, mentre la stessa associazione Fagnano Sicura provvede alle ispezioni visive delle macchine, ad oggi in perfette condizioni. Quali manutenzioni sono state effettuate? Sempre in base a questa retta pervenuta il 27 luglio, di cui comunque tra poco darò lettura, Fagnano Sicura dichiara che l'unica manutenzione scaduta risale a metà giugno 2020, che non è stata eseguita per il blocco del Covid-19, che consiste nella sostituzione delle piastre e che appena ricevute l'associazione provvederà a sostituirle direttamente. Poco prima del consiglio mi ha contattato la presidente dell'associazione e mi ha detto di essere venuta in possesso delle piastre questa sera. Adesso vi do lettura di quello della nota che appunto mi è arrivata dall'associazione. A seguito anche dell'interrogazione della successiva mozione presentata a questo Consiglio Comunale, l'associazione, per voce del suo presidente, precisa che l'associazione, come la convenzione in corso con il Comune di Fagnano, ha compito di gestire e monitorare il buon funzionamento dei defibrillatori posti sul territorio comunale di proprietà del Comune. Il contratto di acquisto dei defibrillatori prevede che tutte le manutenzioni necessarie siano per i 4 anni successivi all'installazione a carico della ditta fornitrice di Piacenza. Nello specifico, dopo 2 anni si deve provvedere, come da legge, alla sostituzione delle piastre contenute nelle macchine stesse, operazione che avrebbe dovuto essere svolta dalla ditta sopracitata. La scadenza della manutenzione ordinaria era indicativamente prevista per la fine del mese di febbraio corrente, del corrente anno, in piena emergenza Covid. Ha detto 14.6. Non ho capito. 2020. Non ho capito, scusa. Precedentemente aveva detto che c'era una scadenza di manutenzione il 15.6, a metà di giugno. Ho detto? Metà giugno. No, beh, ho sbagliato il febbraio. Quindi è 28 sì, febbraio. A fine febbraio. Cioè doveva essere fatta a fine febbraio. 28 febbraio. Ah, scusa, ho sbagliato la legge. Sì, come riportato dalla lettera. A fine, l'unica manutenzione doveva essere la sostituzione in questo momento delle piastre. Terminata l'emergenza, l'azienda di Piacenza ha provveduto ad inviare le piastre da sostituire presso l'abitazione privata
di una ex socia dell'associazione, una ex iscritta che si è dimessa per propria volontà all'associazione Fabiano Sicura, la quale questa responsabile aveva seguito l'acquisto per Fabiano Sicura tramite questa azienda. La società probabilmente per accelerare i tempi di sostituzione delle piastre già scaduti appunto a febbraio ha provveduto ad inviare le stesse alla signora ex socia a metà giugno, anziché inviarle alla stessa associazione oppure anche al comune di Fagnano. Ieri l'associazione Fagnano Sicura scriveva che le piastre erano in possesso della signora. Oggi la Presidenza invece gli ha comunicato che le piastre sono diventate in possesso dell'associazione stessa, che provvederà più presto alla sostituzione. Do la parola al consigliere per il resto della replica, solo un'attualizzazione, dobbiamo spegnere il microfono. Appunto, dobbiamo spegnere il microfono, altrimenti si sente quel suono che... Okay. Prego. Allora, una cosa che mi fa piacere è che comunque si intervenga nella sostituzione, però devo far notare che ci sono parecchie imprecisioni. Allora, a me risulta, chiedo che qualcuno potrebbe incontrare, che non c'è un collegamento remoto dei DAE. Non esiste un collegamento remoto dei DAE, mi risulta questo. La data di scadenza delle piastre era, appunto, come ricordavo, il 28 febbraio del 2020. Peraltro questa data di scadenza è scritta su DAE e è stata più volte ricordata già da associata che si è dimessa da credo dicembre a questa parte, dicembre, gennaio, e credo che siano stati coinvolti anche assessori passati presenti in questa comunicazione. Arriviamo al punto. Il punto è questo, che da febbraio ad oggi, anzi anche domani, queste gare avevano un problema, non erano in regola, e quindi se qualcuno li utilizzava malauguratamente ci fosse stato un incidente, chi sarebbe stato responsabile? Questa è la domanda principale, secondo me, da porre. Non sono attrezzature qualsiasi, sono attrezzature salvavita. E quindi il fatto che non ci sia la manutenzione a febbraio è una cosa abbastanza grave. Perché ha degli svolti, nel caso ci sia un incidente, penali. E quindi voi mi state dicendo che il responsabile penalmente è il presidente dell'associazione. Vi dico che secondo me non è vero, perché quella convenzione stipulata nel 35-2019 non individua un responsabile della manutenzione, così come vuole il decreto Balduzzi del 26-5-2017, così come vuole anche la delibera regionale numero 9-4717, articolo 4.2, che prevede appunto la nomina e la qualifica di un responsabile della manutenzione. Per cui, in questo caso, nel periodo da febbraio a oggi, i responsabili erano due, il presidente dell'associazione e il sindaco, perché il comune non è esonerato dal controllo, visto che le attrezzature sono di sua proprietà, e visto che l'accordo tra il comune
e la, l'associazione non, non determina chi è il responsabile. Per qua, pertanto il presidente non è esorto delle responsabilità penali della mancata, della mancata manutenzione, nel caso della mancata manutenzione. E sono responsabilità gravi. Per cui vi consiglio, anzi secondo me è necessario la modifica della convenzione. Assolutamente necessaria la modifica della convenzione. E per cortesia controllatemi anche se c'è quel collegamento della moto che è stato dichiarato, perché a mio avviso non c'è. Concludo. Ora, ripeto e dico quello che ho detto all'inizio, mi fa piacere che finalmente si intervenga. Quello che devo sottolineare è che è una situazione conosciuta da molti della maggioranza, da quasi tutti della maggioranza, da tutta io, e non si è intervenuti fino ad adesso. Se il consigliere ha concluso, do la parola al sindaco per l'eventuale nota finale. Bene, devo chiedere al consigliere Paolo Carresso come si dichiara. Mi dispiace, ma che le sue risposte sono state soddisfacenti. Bene, passiamo quindi a trattare il decimo punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dal consigliere comunale Movimento 5 Stelle Fagnano Luna, signor Walter Romi, in data 20 luglio 2020, protocollo comunale numero 12.318, avente ad oggetto mozione controlli situazione d'origine moleste, zona Fornaci. Procedo con la lettura della mozione. Mozione controlli situazione d'origine moleste, zona Fornaci. Premesso che la situazione di disagio a causa di odori molesti nella frazione Fornaci a Fagnano Luna è da considerarsi ormai storica, che le lamentele da parte dei cittadini sono state nel tempo costantemente ignorate e mai soddisfatte in merito a risposte o spiegazioni chiare, documentate ed esaurienti. È altresì vero che finalmente questa amministrazione si è recentemente mossa al fine di poter stabilire la reale causa del disagio. Considerato che è già stata avviata una prima fase dall'amministrazione precedente, come dalle linee guida di settore per le emissioni d'origine di Regione Lombardia, che aveva individuato come fonte la cartiera con la quale è stata avviata una trattativa al fine di adeguare il già esistente impianto di depurazione. Ad oggi non sappiamo a che punto sono i lavori, o meglio, ci è stato appena detto, peraltro, e le segnalazioni di disagio da parte degli residenti non fanno ben sperare ad una positiva e definitiva soluzione al problema, o che sia l'unica fonte del problema. Quindi, applicando la norma lombarda, si dovrebbe passare alla fase di verifica dell'impatto olfattivo. Questa fase dovrà concludersi con la definizione, attraverso le risultanze della simulazione del modello di dispersione, della rappresentazione delle linee di isoconcentrazione orarie di picco e di odore al 98esimo percentile espresse in unità odometriche per metro cubo d'aria, tenendo conto dei criteri di valutazione stabiliti sempre dalla norma lombarda, valutando altresì il raggio di impatto sulle unità abitative secondo la norma lombarda. La norma prevede poi come raggio di potenziale impatto rischioso dell'emissione d'origine quella dei 500 metri di distanza dall'impianto, dell'impianto dall'unità residenziale. Tutto ciò premesso e considerato, il Movimento 5 Stelle di Fagnano Luna impegna il sindaco, la giunta comunale e l'assessore competente a verificare lo stato dei lavori di adeguamento dei depuratori delle aziende presenti nella zona, procedere con verifiche e controlli anche sulla rete fognaria come possibile causa, coinvolgendo uffici tecnici e organi competenti. Contattare successivamente un ente o società competente, se necessario anche privata, abilitata a collaborare con i comuni per poter iniziare un'analisi approfondita sui seguenti punti. Predisporre
uno studio di valutazione tossicologica delle emissioni ad origine e misura dell'esposizione ai ricettori, Hazard Index. Identificazione delle molecole traccianti delle emissioni ad origine e la loro ricerca nelle emissioni, nelle immissioni durante episodi di odore per l'individuazione delle sorgenti responsabili. Campagne di misurazione strumentale, campagne di misura strumentale in campo con sistemi olfattivi artificiali presso ricettori sensibili per la valutazione della frequenza dell'odore. Campagne di monitoraggio in campo con olfattometro portatile e operatore qualificato. Indagini con sopralluoghi sensoriali in campo da parte di valutatori selezionati secondo la norma 16.841 del 2017 per la rappresentazione statistica spazio-temporale dell'inquinamento d'origine generato da attività industriali. Indagini sensoriali in campo per la definizione del bianco ambientale. Passo la parola al sindaco Cattelli Mario. Grazie Presidente. La mozione, dunque, è stata accolta in base anche a quanto già dichiarato precedentemente, perché l'amministrazione ha scelto di seguire la strada del capodanno di della convocazione di un tavolo tecnico e quella sarà la sede per stabilire tutte le procedure di monitoraggio, quindi anche tutte le procedure tecniche. Io non sono un'esperta di cui non sono a conoscenza, lei le ha indicate, quindi probabilmente alcune di queste verranno messe in atto e utilizzate dal tavolo tecnico. La premessa che mi aveva fatto Alta è che sicuramente verranno anche coinvolti dei cittadini, perché questo prevede proprio la normativa regionale legata al monitoraggio costante, che deve essere di almeno 3 mesi. Do altre informazioni legate alla sua mozione. La ditta che lei ha citato ha comunicato al Comune il completamento dei lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione con una lettera in data 10 luglio. L'ultima azione del revamping dell'impianto di depurazione è di fine febbraio e i primi giorni di marzo è entrato in funzione, ad oggi ancora in fase di messa a regime. Questa è la nota che ci è arrivata dalla cartiera che lei ha citato. Da parte dell'ARPA, nell'ambito della procedura dell'autorizzazione integrata ambientale, questo può essere fatto sia all'interno del tavolo tecnico ma anche indipendentemente nell'ambito dei controlli, diciamo, normali, saranno effettuate le verifiche. E il tavolo tecnico, il tavolo di confronto, come auspicato anche prima dal consigliere Barocchio, valuterà naturalmente eventuali approfondimenti per individuare altre fonti. Quindi, al di là dell'individuazione che abbiamo fatto oggi sul nostro territorio comunale, anche quello di Caiate, perché una di queste aziende alla fine sul territorio di Caiate, si procederà alla verifica di il più allargata possibile, ma anche per individuare altri punti, per esempio nella fognatura. Per quanto riguarda l'indagine olfattometrica strumentale, sicuramente, come già dicevo prima, il tavolo tecnico potrà valutare, perché è proprio già esistito nella legge regionale, se dovrà essere avviata e in quali termini sarà avviata. Prego, consigliere Carlo. Si è parlato del monitoraggio delle predite che sussistono in quel territorio. Volevo sapere se era previsto anche il monitoraggio del trattamento delle acque fognarie, credo che sia di competenza ALPA, che è sul territorio di Bollavello al confine con Appagnano Roma e che presenta delle vaste scoperte. Allora, io le rispondo, io non sono un tecnico, non so cosa verrà fatto, ma immagino che un tavolo tecnico con degli esperti di
IAPA e già questo mi è stato anticipato che i controlli verranno effettuati anche sulle fognature, quindi immagini sì. Non è una fognatura, è proprio un impianto. Immagino di sì, però su questo se vuole verifico perché non lo so rispondere. Chiaramente ora, faccio la dichiarazione di voto per la mozione. Sono favorevole a un'analisi simile, la stanno facendo i comuni di Castellanza, Oggiate e Marnate per un medesimo problema. È chiaro che questo tipo di analisi lì lo stanno facendo con il Politecnico di Milano, alla facoltà di una specializzazione di chimica. È chiaro che questo tipo di analisi purtroppo non ha validità giuridica, perché l'unica validità giuridica è quella di ARPA, però può contribuire a individuare quale sia il problema anche in maniera abbastanza veloce. Per cui la dichiarazione di voto del mio gruppo è favorevole. Prego, consigliere. Grazie, ma non entro tanto nel merito della mozione. Non siamo contrari a questa mozione, ne voteremo a favore, ma voteremo a favore perché? Perché sì, si stanno facendo i passi che occorrono in questo momento, ma questo potrebbe essere una cosa di più che potrebbe essere portato anche all'attenzione appunto del futuro tavolo tecnico, quindi non mi sento di bocciare la mozione, che potrebbe essere anche un ulteriore aiuto di studio e di sviluppo al tavolo tecnico. Se è magari troppo se magari è una mozione che rende stretto il cammino, quindi che obbliga a fare tutto ciò che viene chiesto senza magari l'ausilio del tavolo tecnico, secondo me potremmo pensare anche a un emendamento per far sì che questo venga portato all'attenzione del tavolo tecnico, però non spetta a me in questo momento fare l'emendamento. Sì, io volevo anch'io appunto replicare alla risposta del sindaco. Allora, vabbè, intanto siamo contenti e speriamo che vada tutto bene per quanto riguarda la cartiera, che finalmente ha ultimato i lavori di revamping, e l'ho riconosciuto oggi, va benissimo, e spero che questo revamping possa aver contribuito a togliere una delle possibili sorgenti dei miasmi che viviamo tutti i giorni, soprattutto in zona Fornaci. Io sinceramente sono un po' rammaricato, ma è chiaro, avendola presentata, per quello che ci ha detto il nostro sindaco, quindi che non è accoglibile questa mozione, per un semplice fatto, perché noi, al di là delle caratteristiche tecniche delle norme citate, chiedevamo di conoscere cosa Fagnano Lona, in particolar modo il quartiere Fornaci, sta respirando in questo momento, perché la problematica che si può riscontrare in un organo come ARPA è che possa prescrivere alle aziende, piuttosto che ad altri enti, di fare dei controlli mirati, e va benissimo, ma la problematica è che potremmo ritrovarci a non risolvere questa problematica di odori, perché non si ha uno spettro completo di quali possano essere le sostanze che contribuiscono appunto allo sprigionarsi di questi miasmi. Quindi, vabbè, chiaramente noi voteremo a favore, logicamente, però siamo abbastanza delusi, proprio perché è vero che era molto specifica, ma si poteva finalmente usare qualcosa di più per il bene dei cittadini, insomma. Se nessun altro, nessun consigliere delle... Scusi, consigliere Barocco, prego. Grazie, Presidente. Allora, domanda tecnica, proprio da regolamento, perché ho un voto così. Posso dettare l'emendamento?
Allora presento un emendamento che non stravolge assolutamente la mozione, ma lascia maggiore spazio e potrebbe essere anche condivisa dalla maggioranza stessa. Nella parte dove dice Movimento 5 Stelle e Pagnarolona impegna il sindaco, la giunta comunale e l'assessore competente, io aggiungerei la frase di far presente al prossimo tavolo tecnico di e sotto verificare tutte le cose che vengono sotto la tavola. Pertanto chiedo al consigliere, al signor consigliere, di votare per alzata di mano l'emendamento proposto e quindi di aggiungere subito dopo impegno al sindaco, la giunta comunale e l'assessore competente a far presente al tavolo tecnico tutto ciò che consegue. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? I consiglieri astenuti? Pertanto dobbiamo votare la mozione emendata che quindi reciterà il Movimento 5 Stelle Pagnarolona impegna il sindaco, la giunta comunale e l'assessore competente a far presente al tavolo tecnico e tutto ciò che consegue. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano la mozione e così come è stata emendata. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari e i consiglieri astenuti. Quindi è stata approvata la mozione presentata così come è stata emendata. Passiamo quindi a trattare l'undicesimo punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dal gruppo consiliare Lista Civica Siamo Pagnano in data 20 luglio 2020, protocollo comunale 12.321, richiedente la modifica del regolamento della Commissione Affari Istituzionali. Passo la parola al consigliere Barocchio perché dia lettura della mozione. Grazie Presidente. Il gruppo consigliare di Lista Civica Siamo Pagnano, considerato che la Commissione Affari Istituzionali tratta tutti i regolamenti comunali, compreso statuto comunale e il regolamento del Consiglio. Come tutte le commissioni a carattere consultivo, ma questa ha l'importante compito di trattare la precettistica in vigore. Verificato che all'interno di questa commissione, come da regolamento, siedono in gran parte persone non componenti del Consiglio. Visto che si rischia in alcuni casi che commissione e Consiglio entrino in conflitto, verificato e modificando quindi il lavoro svolto dal commissario. Pensando che la Commissione Affari Istituzionali più di altre possa essere un importante luogo di confronto e studio che possa portare all'accrescimento della propria cultura politica istituzionale, chiedono che il regolamento della Commissione venga modificato nella parte riguardante i componenti e che gli attuali commissari vengano affiancati almeno un membro per il gruppo consigliare. Do la parola all'assessore Moltrasi. Grazie. Allo stato attuale
per come è il regolamento ad oggi, ogni gruppo ha la facoltà di inserire nella commissione affari istituzionali un consigliere piuttosto che un giurista esterno, piuttosto che, come è stato anche citato, un collega a cui permettere quel percorso di accrescimento della propria cultura politico-istituzionale. A valle di attente valutazioni non abbiamo ritenuto opportuno e funzionale raddoppiare o aumentare il numero dei partecipanti, perché questo rischiava di rendere poco funzionale una commissione così numerosa. Quindi, per come è scritta, la mozione non verrebbe al momento accolta dalla maggioranza. Abbiamo però colto la validità di alcuni punti sottolineati concettualmente dalla mozione, in particolar modo il fatto che questa commissione tratti argomenti fondamentali, tra cui lo stesso regolamento del Consiglio Comunale, quindi questioni fondanti per l'attività e la vita stessa del Consiglio Comunale, la necessità di un proficuo allineamento tra i commissari al lavoro della Commissione e il Consiglio Comunale, quindi può essere un'opportunità di allineamento a monte dei lavori del Consiglio Comunale, e anche che, come giustamente citato nella mozione, troppe volte si è rischiato non solo che la Commissione Consiglio entrasse in conflitto vanificando il lavoro svolto dai commissari, ma talvolta, e questo purtroppo non riguarda solo la Commissione Affari Istituzionali, che si manifestasse, e si è manifestato purtroppo anche concretamente, troppo spesso un disallineamento tra i consiglieri e le posizioni dei propri stessi commissari in commissione, cioè la commissione molto spesso decideva in maniera concorde qualcosa e poi i consiglieri in realtà manifestavano perplessità in un secondo momento all'atto del Consiglio Comunale. Quindi, valutando queste considerazioni che sono valide, la proposta potrebbe essere quella di per il momento ritirare questa mozione, con la promessa da parte dell'amministrazione comunale di avviare ulteriori approfondimenti oltre a quelli preliminari già fatti, che ci permettono di dire che in realtà si può procedere su questa strada, avviando quindi un'istruttoria che coinvolga anche gli uffici e il segretario comunale per valutare se rendere consigliare questa commissione, perciò a questo punto renderla consigliare significa che potranno partecipare solo membri che sono eletti nel Consiglio Comunale, e comunque se così fosse, per una questione di sensibilità e di rispetto, ciò dovrebbe avvenire se decidessimo di percorrere questa strada, fosse possibile tecnicamente, dovrebbe avvenire dal prossimo mandato, questo per una questione di rispetto degli attuali commissari a cui è stata data fiducia e che comunque stanno svolgendo con zelo e professionalità il proprio lavoro. Prego, consigliere Barocchi. A me sembra sempre di dire questa cosa. Ogni volta che presento qualcosa mi chiede sempre di tirarla. Allora, da dove comincio? Allora, vediamo un attimo. Iniziare un'istruttoria per rendere una commissione che attualmente è aperta anche ai commissari esterni a renderla consigliare come era in origine, perché questa commissione originariamente è nata così. I membri della prima commissione consigliare erano tutti dei consiglieri comunali, all'inizio sì, era composta da soli consiglieri, non era consigliare, però era composta da soli consiglieri. Dopo, successivamente, ovviamente, sono state inserite altri membri, come appunto prevedono i regolamenti delle commissioni. Io sono d'accordo quanto dice lei nel dire che tutti i gruppi possono presentare dei consiglieri comunali e non persone non componenti del Consiglio Comunale. Lei forse sa meglio di me che quando si va a comporre le commissioni comunali, generalmente, si prende il proprio gruppo politico e si cerca di accrescerlo in qualche modo. Un modo per accrescere il proprio gruppo politico è farlo partecipare attivamente alle commissioni. Tutte le commissioni, quelle a cui possono partecipare. Qui però siamo di fronte a un caso un pochino diverso.
di persone che andremo ad aggiungere facendo il numero di quanti sono i gruppi consigliari in quest'aula. 3 della minoranza e 2 della maggioranza. Ci sono 5 consiglieri comunali. Anzi, probabilmente in questo caso, secondo me bisogna verificare, è corretto come sono al momento i membri delle commissioni con la creazione del nuovo gruppo consigliare. Cioè, perché il gruppo consigliare Fratelli d'Italia. No, infatti quello volevo, no, ci sono dei numeri, però ok, siccome volevo tutto questa chiarezza, diciamo che in questo momento l'unico componente del consiglio comunale presente in commissione costituzionale è il consigliere Federico Pagliuzzi. Ne mancherebbero 4, diciamo, seguendo questo ordine di 5. Sì, però rispetto ai gruppi consigli. Esatto. Perché dicevo di aggiungere un consigliere per gruppo? Perché questo non cambierebbe neanche la differenza tra maggioranza e minoranza, cioè comunque sia la maggioranza resterebbe sempre maggioranza in commissione rispetto alla minoranza. Ora voi mi dite che si potrebbe creare difficoltà all'interno della discussione della commissione stessa. Io personalmente non vedo questa difficoltà, anche perché avendo partecipato per diverse volte alle commissioni comunali e avendo partecipato precedentemente a questa commissione comunale, ci sono membri che partecipano attivamente, membri che magari ascoltano e basta, membri che propongono. Ma questo appunto era quello che io ho detto un po' l'altra volta, che avrei presentato questa mozione proprio per chiedere, per dare la possibilità a ulteriori membri del Consiglio Comunale di entrare di più nella materia e poterla conoscere. Io non me la sento, cioè, piuttosto bocciata, ma intanto un documento più, un documento meno. Allora, ovviamente qui ci sono delle posizioni e delle idee a volte valide, ma che non vanno nella stessa direzione. Quindi aggiungere un consigliere per gruppo significherebbe comunque in realtà modificare un equilibrio a livello di numero di membri di maggioranza e di minoranza che al momento c'è. Al momento ci sono 3 rappresentanti per i gruppi di minoranza e 4 per i gruppi di maggioranza. Se noi aggiungiamo un consigliere per il gruppo di maggioranza va a 5, per i consiglieri per i gruppi di minoranza, vanno a 6. Quindi c'è questo aspetto che va ovviamente mantenuto in 5 per la maggioranza. Sì, però appunto iniziamo ad aumentare il numero delle persone presenti con problematiche logistiche sulla convocazione, sulla disponibilità delle persone, sulla disponibilità nell'orario. Scusa, no, però quali sono le problematiche logistiche di una commissione sulla convocazione, sugli orari, perché cosa fate? Prima di una convocazione ho mandato a tutti i commissari, ma tu puoi, no, poi siamo lì, cioè, non si fa così. Si fa la tesi, sì, e non si fa così. Non si fa così. Ho partecipato a tante commissioni. Ma non si fa così, c'è una convocazione di una commissione, non avviene così. Cioè voi quando convocate il Consiglio Comunale, no, cioè, scusami tu, quando tu convochi il Consiglio Comunale, un orario potenzialmente comodo per il commissario. Scusate. Cerchiamo di fare un botta e risposta, se no non capiamo più quello che ci stiamo dicendo. Se non sbaglio stava parlando l'assessore Montalvo, sì, prego. Evidenziavo che ci sarebbe una problematica numerica che porterebbe a un incremento del numero di persone che non è mai proficuo alla discussione. Commissioni eccessivamente numerose non arrivano a nulla. Oltre ad avere una problematica logistica, perché poi di fatto è vero che la convocazione può essere imposta, ma di fatto in qualsiasi buona commissione, quantomeno nelle commissioni in cui mi è capitato di partecipare o di gestire, la buona prassi imponeva che nelle prime riunioni si cercasse di concordare un orario, una data che agevolasse la partecipazione da parte di tutti. Questa è un'ottica democratica di partecipazione. Chiaramente più aumentano i numeri, più questo ragionamento sano e positivo per la discussione viene reso difficile. Quindi c'è una problematica numerica, logistica e pratica nella discussione.
e poi di fatto bisogna un po' decidere, no? Io sono d'accordo che come commissione in particolare una buona nave scuola per la formazione politica di chi approccia questo mondo perché gestisce tanti regolamenti, su questo sono d'accordissimo con te, però c'è un trade-off, bisogna un po' scegliere, quindi a questo punto se lasciarla com'è, perciò ciascuno può partecipare chi vuole, il giurista di turno, il consigliere, il collega che deve essere formato dal punto di vista politico, oppure, cogliendo l'altro punto che emerge dalla vostra mozione, si dà spazio ai consiglieri proprio per agevolare l'allineamento di questa commissione con quello che poi è il lavoro del Consiglio Comunale. Sono due strade che purtroppo difficilmente si possono conciliare, questa è la nostra, per questo che ti dicevo, quello che possiamo proporre noi è una valutazione su renderla a questo punto definitivamente consigliare, però questa è la nostra valutazione. Prego, consigliere Barocchi. Tanto di struttura non farete, non la farete, sono pronto a scommettere, non la farete di più storia, sono pronto a scommettere, e come ogni cosa, ma sì, allora, innanzitutto ti ripeto, le commissioni non sono in uscita tra amici, quindi chi fa parte di una commissione riceve una convocazione. Se tu mi dici la prima commissione se si mette d'accordo più o meno su quale orario è, ok, ci sta, ma poi si fa la prima commissione, non tutte le commissioni a chiedere quando, dove, come, qua e perché. Perché è come il Consiglio Comunale, cioè noi ci arriva la convocazione, ovvio, se uno ha un impegno in verbale dice che non c'è, ma generalmente si presenzia, perché se ci si assume l'impegno di partecipare a fare questa cosa, ci si assume oneri e onore. Punto 1. Punto 2. Non è vero che il numero e la partecipazione di due persone non sono per forza sempre un allungamento dei tempi, non possono essere anche un aiuto. Tu parli di democrazia, qui aggiungere una persona in più per gruppo consigliare è forse la cosa più democratica, potrebbe essere un ausilio in più, ripeto, un supporto in più che viene dato. Io vedo veramente difficile, qualora si va a toccare il regolamento del Consiglio Comunale, e questo viene già fatto, in questa commissione dove c'è presente un solo membro del Consiglio Comunale, dopodiché questo regolamento arriva in Consiglio Comunale, e cosa facciamo? Ci troviamo qua a fare il ragionamento punto per punto di quello che è il regolamento. Se io sono un commissario che siede in commissione e si vede una cosa del genere, riterrei un po' svilito il lavoro che io faccio in commissione, perché dico, ma allora cosa vengo a fare in commissione se poi tanto alla fine vado in consiglio comunale e non porto a casa nulla? Poteva essere un modo anche per arrivare, quando faccio il riferimento ai conflitti, a questo possibile superamento di questi conflitti. La questione maggioranza e minoranza facilmente è superabile, nel senso si ragiona e si trova una soluzione, tenendo presente che poi comunque sia è appunto consultiva la commissione, tutto quello che viene deciso in commissione viene portato in consiglio comunale. L'ultimo aspetto, e non lo dico perché io sono appassionato di materia o perché io ci tenga a tutti i costi a partecipare a questa commissione, perché io non sto facendo la battaglia per me stesso, assolutamente, anche perché io per mia scelta non partecipo a nessuna delle commissioni comunali, ma ho delegato altre persone a farlo. Probabilmente delegherei a qualche consigliere del mio gruppo a partecipare a questa commissione. È una questione appunto dal punto di vista di studio, di pratica, cioè io lo dico per esperienza personale, probabilmente fare il consigliere comunale l'ho imparato a fare lì, perché ho avuto l'accesso, la possibilità a tutte le norme. Perché non dare questa possibilità ad altri? Poi dite sì, vero, il giurista, quello che è, sono scelte, però a mio modo di vedere io la vedo come un'ottima opzione per tutti noi presenti qui. E poi avere un'istruttoria, come giustamente ha detto l'assessore, un'istruttoria che porterebbe comunque alla modifica di questa mozione, di questa commissione nella prossima legislatura, dopo il 2024. Quindi
non credo all'istruttoria, ma perché ne credo? Perché non credo, non ci credo minimamente, come la questione dell'ultimo ordine del giorno che è stato ritirato, che è stato votato contro. Perché non ci credo. Perché purtroppo, ma non perché siete voi, attenzione, sia chiaro, purtroppo, ma quando succede una cosa di questo genere, poi si perde, perché il lavoro del comune, dell'amministrazione, porta anche a dimenticarsi queste cose qua. Volete un esempio pratico? Lo volete un esempio pratico? Ve lo faccio io un esempio pratico. Di una mozione approvata in questo consiglio comunale, non ancora un anno fa, ma quasi un anno fa. Io un anno fa ho portato una mozione in consiglio comunale di aprire un quadro in comune. A distanza di un anno neanche il quadro non c'è ancora. Dove? Dove l'avete visto? Io non l'ho ancora visto allora. Allora ragazzi, scusate, mi correggo, ma non l'ho visto. Perché sono l'altro giorno non l'ho visto. No, sono contento, ve lo dico. Ma subito che si è fatto? Ma subito? No, ma non c'entra niente, comunque. No, ci mancherebbe, tutto quello che volete, però io la ritengo valida questa cosa, tanto, ripeto, è inutile che la ritiro, avete i numeri per bocciarla, come avete i numeri per fare quello che volete. Però com'era, concludo, poi dopo non dico più niente. Consigliere Moretti, com'era la frase quella sulle minoranze? Ah sì, c'è una linea. Ecco. Prego, assessore Luca. Allora, cerco di essere rapidissimo per chiudere. Allora, quello che lei ha evidenziato è un problema di disallineamento tra il commissario e il gruppo consigliare che ha nominato questo commissario. Qualora ci fosse un adeguato coordinamento e allineamento tra commissario e proprio gruppo consigliare, il gruppo consigliare diverrebbe edotto dei lavori della commissione. Quindi, secondo me il problema non è aggiungere presenze e personalità, rendendo, ripeto, poco funzionale e estremamente numerosa e ingestibile una commissione, che comunque si fonda su un equilibrio numerico che è definito, queste sono i riguardi delle commissioni comunali. La valutazione, ribadisco, è stata fatta, perché avendo i numeri ci saremmo risparmiati tutta questa valutazione, queste considerazioni che io ho fatto, abbiamo votato contro, se l'idea fosse stata quella di non arrivare al punto. Ci sono state in realtà valutazioni criminali che ci fanno pensare che basta di dovute valutazioni anche tecniche, renderla consigliare potrebbe essere possibile se si decide insieme, eccetera. Il motivo di dire dal prossimo mandato è, come ripeto, una pura questione di rispetto nei confronti delle persone da tutti i gruppi consigliari nominati in questo mandato, che hanno la nostra fiducia, hanno a mio avviso, per quello che ho visto, lavorato con precisione, e quindi non trovo un motivo per, mi passi il termine, screditarle in corsa. Chiedevo la dimissione degli altri commissari. No, lo so, però non sono conciliabile, non è conciliabile con la funzionalità dal punto di vista nostro della commissione la richiesta di aumentare in modo spropositato i numeri. Potrebbe essere sensato renderla consigliare, ma potrebbe essere dal prossimo mandato, nel rispetto di chi è stato nominato ora. Quindi questa è comunque la nostra posizione, se la mozione non viene ritirata lo comprendo. Prima ho visto il consigliere Carlezzo, non so se vuol fare l'intervento, se no il consigliere Barocchi. Prego il consigliere Carlezzo. Oppure proponendo una propria proposta.
ma non rimandando continuamente a data da destinarsi l'analisi del punto in questione. Credo che la maggioranza debba fare questo sforzo, oppure se quindi deve dichiarare che alcuni aspetti sono positivi della mozione e fare lo sforzo di fare una propria soluzione, altrimenti si tenga pure le scuse, ci sono dei buoni aspetti, però si rivedrà prossimamente, perché quelle sono scuse. Finché non si arriva con il lavoro svolto, secondo me non si è fatto proprio dovere. C'è da considerare che i giudici hanno anche altro lavoro da seguire, pertanto se questa strada, nemmeno per i gruppi di minoranza, è percorribile, il Comune risparmia la fatica di lavorare su qualcosa che non si vuole percepire. Allora, una lavora però per cortesia, prego, considerare il carrozzo. Allora, Assessore, si risparmia anche il fatto di dire che ci sono degli effetti positivi, perché se non arriva con il lavoro svolto, io credo che non ci sia la volontà. Prego, consigliere Barocchi. Allora, non ho capito l'ultimo pezzo sugli uffici. Allora, se da parte vostra c'è un ok ad andare in questa direzione, ci si lavora. Se da parte vostra non c'è volontà di assecondare questa proposta, che va in parte incontro a quello che è stata la vostra mozione, a questo punto. Allora, se io ritiro la mozione, tutto l'istruttore, se io non ritiro la mozione, tutto l'istruttore. Allora io ti faccio una domanda più seria. No, non è legata al ritiro meno della mozione, è legata al fatto che nel bagnante valido o meno l'idea di rendere consigliare. Quindi è quello che ho detto io, cioè se io ritiro la mozione tu apri l'istruttoria per rendere consigliare la mozione, se io non ritiro la mozione tu non apri l'istruttoria. No, e anche non ritirarla e dirmi che però se siete d'accordo di rendere consigliare, non è legato al ritiro mio, è legato al fatto che dalla parte... Ma scusami, io sono il consiglio comunale, non sono a dire tanto al bar, non posso dirti sì, farlo, no, farlo. O mi fai un emendamento scritto dove me lo dici, o per me quello che tu stai dicendo sono parole al vento. Perché non è così che si fa. Cioè, quando voi chiedete davvero, voi chiedete di ritirare una mozione. No, non chiedi, piuttosto fai un emendamento, presenta un emendamento, ma te lo faccio vedere io stasera come si fa. No, allora due pesi, due misure, nel senso che allora a questo punto non presentate una dichiarazione di intenti, ma presentate l'emendamento al regolamento scritto. Perché io sto rispondendo con lo stesso calibro con cui avete fatto voi. Voi mi proponete un'intenzione e io ti rispondo. Questo no, un'altra intenzione potrebbe incontrare la volontà dell'amministrazione. Se siete d'accordo anche voi, ci lavoriamo. Voi non avete presentato una modifica del testo scritto, degli articoli, e la stessa cosa non facciamo noi. Perché? Perché ci si lavora nel momento in cui si è d'accordo. Voi non sapete se niente, il problema è quello. Così. Comunque, facendo un passo indietro, andando a quello che è stato detto poco fa, allora, innanzitutto non viene presentata perché c'è un conflitto tra commissario o consigliere o cose del genere, ma è stata fatta per un altro motivo e mi sembra di averlo detto. Quindi cioè non c'entra niente, perché noi con il commissario ci parliamo, abbiamo parlato anche ieri sera, quindi assolutamente non c'entra assolutamente niente quello che dici, che questa viene presentata perché ci può essere un conflitto del genere. Assolutamente no, diciamolo subito. Poi ripeto, cioè, non è questione di presentare un emendamento al regolamento, anche se presento un emendamento al regolamento, me la voti contro comunque, e non mi presenti, se non mi presenti scritto una cosa, cioè. Cosa di tipo? Non mi dichiarazione di intenti? Certo, la mia dichiarazione di intenti che arriva quando nell'ultimo consiglio comunale ho detto che avrei presentato una questione del genere. L'ho fatto, l'ho presentato, perché l'ho detto nel consiglio comunale del 30, non l'ho detto 100 anni fa, l'ho detto nel 30. Il 30 ho detto che avrei presentato una richiesta del genere. Voi me la bocciate, perché la bocciate, oppure mi dite di ritirarla. Ma io non la ritiro. Perché ritengo che ogni documento che viene presentato in Consiglio Comunale ha una sua validità. E siccome io effettivamente le minoranze sono inutili,
perché sono inutili, ma è democratico che ci siano, perché è giusto dirlo ed è giusto che sia messo a verbale, perché quando noi presentiamo questo documento nel tempo ce lo perdiamo. Poi voi avete giustamente tutto il diritto di bocciare, però non avete il diritto di venirmi a chiedere ogni consiglio comunale di ritirare un documento, perché io mi sbatto a fare queste cose. Nessun altro consigliere? Se allora il consigliere Barocchio ha già detto l'intenzione di non ritirare la mozione, e se nessun consigliere ha da fare altre osservazioni, trattandosi di una mozione è necessario pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? I consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare il 12° punto all'ordine del giorno. È pratico il silenzio dei capi gruppo di maggioranza con il giusto consiglio comunale della discussione sulla mozione. Il silenzio che c'è in quest'aula è terrificante. È vero che il silenzio non si può. Consigliere Barocchio, siamo. Ha ragione, o meglio, ha diritto di dire la sua replica, però adesso siamo passati oltre. La discussione della mozione è andata avanti. Grazie. Mozione presentata dal capogruppo consigliere Solidarietà e Progresso, Fagnano Bene Comune, signor Paolo Carlesso, in data 20 luglio 2020, protocollo comunale numero 12.338, avente per tema odori molesti nella frazione Fornaci. Passo la parola al consigliere Carlesso Carlo, per Paolo, perché dia lettura della mozione. Apprendiamo dalla pagina Facebook del Comune di Fagnano Rona che è intenzione dell'amministrazione comunale istituire un tavolo tecnico in merito alla problematica degli odori molesti in frazione Fornaci. La stessa fonte ci avverte che il tavolo tecnico sarà aperto ad ARPA, ATS, provincia, e sindaci dei comuni di Mitrofi, Cassano e Cairate. Si chiede che a questo tavolo tecnico possano partecipare i rappresentanti dei gruppi consigliari, di tutti i gruppi consigliari e i membri della Commissione Ambiente. Do la parola al sindaco Catelli Maria. La DGR 2018-2012 individua puntualmente al punto 7 il soggetto, comma 1, i soggetti partecipanti al tavolo. Il sindaco del comune promotore, il gestore o i gestori dell'impianto, provincia come autorità competente al rilascio delle autorizzazioni ambientali, ARPA e ATS. Tutte le azioni successive vengono decise dallo stesso tavolo, quindi la mozione per allargare il tavolo tecnico ai gruppi consigliari membri della Commissione Ambiente non viene accolta. Prego, consigliere Carlesso. Ce l'aspettavamo. Però precedentemente il sindaco aveva detto che avrebbe voluto il coinvolgimento dei cittadini e anche e quindi dei loro rappresentanti in qualche modo che vengano rappresentati a un tavolo dove si discuta del problema. I cittadini vengono individuati dal tavolo tecnico del monitoraggio. Individuati in che modo? I criteri non li conosco nel dettaglio, ma vengono individuati sulla base della residenza nelle zone che vengono indicate dai tecnici. Io le dico a livello di tavolo tecnico per effettuare il monitoraggio, non poi a livello di coinvolgimento della cittadinanza, sono due aspetti completamente diversi. Quindi c'è l'intenzione da parte del Comune di portare il problema almeno sul tavolo della Commissione Ambiente e coinvolgere anche gli altri gruppi sindacali nella discussione? Perché la Commissione Ambiente assolutamente sì, essendo un principale problema di Fagnano in questo periodo. La Commissione Ambiente
il coinvolgimento della Commissione Ambiente è però tutt'altra cosa, ma è, sta nel fatto del lavoro stesso della Commissione affrontare un tema di questo genere. Riguardo agli interventi, se nessuno considera non fare altre osservazioni, pertanto su una mozione è necessario pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? Ripeto, chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? I consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare il 13° punto all'ordine del giorno. Mozione presentata dal capogruppo consigliare Solidarietà e Progresso Fagnano Bene Comune, signor Paolo Carlesso, in data 20 luglio 2020, protocollo comunale numero 12.341, avente per tema 10 defibrillatori collocati nel territorio comunale. Passo la parola al consigliere Carlesso perché dia lettura della mozione. Nel territorio comunale di Fagnano Roma sono installati allo stato attuale 5 defibrillatori con relativo kit di primo soccorso. Considerato che i suddetti defibrillatori necessitano di una costante manutenzione, si chiede all'amministrazione di individuare una persona di riferimento all'interno dell'ente, quindi dipendente, che si occupi di sorvegliare e verificare che le operazioni di manutenzione avvengano in maniera puntuale e corretta. Si chiede al Consiglio Comunale di istituire, Consiglio Comunale di istituire un registro di manutenzione dei defibrillatori all'interno del quale vengano annotate date delle manutenzioni e scadenze dell'apparato. Si chiede inoltre di dare l'opportunità a chi volesse donare un defibrillatore di essere menzionato all'interno di una targa da apporre in prossimità dell'apparecchio. Do la parola al sindaco Cattelli. Ah, prima volevo soltanto dire e ricordare che le prime due richieste sono in realtà degli obblighi di legge e quindi il fatto di individuare che chiaramente la legge non specifica se all'interno dell'ente e se è dipendente, però il fatto di specificare che ci sia una persona nominata e qualificata responsabile delle manutenzioni è un obbligo. Così come il mantenere il registro delle manutenzioni stesse. Prego. Allora, nel contratto di cui abbiamo anche parlato prima c'è un punto, il punto 4, che parla dei referenti. Il referente ha la funzione di tenere i rapporti tra le parti e assicurarsi che vengono rispettate le condizioni previste dal presente atto quanto disposto dalla DGR 471 del 2013. Questo fa riferimento anche alle manutenzioni. Nelle manutenzioni, sempre nel comodato, come ho già specificato prima, le manutenzioni sono a carico di Fagnano Sicura che si fa carico anche di avere un registro delle manutenzioni. Questo perché appunto il comodato prevede che tutta questa parte di intervento venga fatto dall'associazione stessa. Per quanto riguarda l'opportunità della donazione della targa, la donazione non è una sponsorizzazione, è una cosa completamente diversa. Noi, tra l'altro, il Comune di Fagnano Roma non ha il regolamento delle sponsorizzazioni e su questo ci lavoreremo nei prossimi mesi.
Cosa diversa è apporre una, come verrà fatto tra l'altro nelle prossime settimane a seguito di una donazione che ci è stata fatta e è stata ricevuta dalla Giunta nelle scorse settimane, una indicazione in ricordo di una persona che è scomparsa, è stata fatta una donazione. Questa è una cosa però completamente diversa, cioè non viene specificato il donatore ma il ricordo di questa cosa già è possibile. Per quanto riguarda invece la sponsorizzazione, posto che il comune, l'amministrazione valuterà di caso in caso anche con un regolamento su delle sponsorizzazioni, la possibilità di mettere una targa su un frutto di una donazione, perché a nostro avviso la donazione non è una sponsorizzazione. Sponsorizzare magari una aiuola, una cosa, fare anche con l'accordo del donatore una targa con una pubblicità, penso che una sponsorizzazione, a nostro avviso è una questione completamente diversa, posto appunto il fatto che non esiste comunque questo regolamento ancora. Quindi non respingiamo la mozione per questi motivi. Credo che non abbiate capito bene. Ripeto quello che ho detto precedentemente. I primi due punti sono un obbligo di legge e state respingendo. E la legge è il decreto Balduzzi del 26/5/2017 e la delibera regionale numero 9/47/17 del 23/1/2013, articolo 4.2. Ora abbiamo accertato che non è stata fatta la manutenzione. Non è stata fatta la manutenzione, perché nella precedente interrogazione si è rilevato che la data di scadenza delle piastre era il 28/2/2020, 28 febbraio 2020. 28 febbraio 2020. Il lockdown è stato il 9 marzo 2020. Alla data del 28 febbraio le piastre dovevano essere già sostituite. In più, il comune non ha un referente nominato per controllare che le manutenzioni vengano fatte, come è previsto dalla norma. C'è una responsabilità, a mio avviso, la prima responsabilità è del comune, che sapeva e che non ha agito, e secondariamente anche dell'associazione. Però ho posto rimedio, voi non state ponendo assolutamente rimedio alla questione e non state rispettando la normativa, non state rispettando la normativa respingendo questa mozione. Mi fa piacere che sia tornato in aula l'assessore Bossi, perché nello scorso Consiglio Comunale è stata bocciata una nostra mozione che chiedeva la possibilità da parte di volontari per fare la manutenzione del verde di alcuni parchi. È stata bocciata con queste ragioni. L'assessore Bossi diceva che l'amministrazione comunale deve poter contare su un'esecuzione del servizio e si discuteva di pulizia e taglio dell'erba. Qui si discute di dispositivi salvavita e disattese norme regionali e nazionali. Voi mi state prendendo questa responsabilità, mi fa piacere che non abbiate, anzi, mi fa dispiacere che non abbiate capito la gravità dei vostri comportamenti, che viene perpetuata nel momento in cui state bocciando questa mozione.
eventuali altri consiglieri se vogliono replicare. Prego, consigliere Barocca. Grazie Presidente. Non possiamo non votare contro questa mozione. Noi siamo grati a chi ha installato i legislatori e chi ha portato questi vari dispositivi sul territorio. Dobbiamo essere però consapevoli anche che dobbiamo provvedere alla manutenzione delle stesse. È vero che c'è una convenzione, ma siamo amministratori e dobbiamo assumerci le responsabilità anche di queste cose. Non farlo non solo sarebbe un adempimento di non adempiere alla legge, ma sarebbe un po' come forse di atto andarsene nelle mani. Noi siamo a favore di questa mozione. Se nessun consigliere da fare altre osservazioni, trattandosi di una mozione è necessario pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari? E consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare il 14° punto all'ordine del giorno. Esame ed approvazione del bilancio consuntivo dell'azienda speciale GEAS, esercizio 2019. Invito il dottor Armando Luciano e il dottor Stellini Paolo ad avvicinarsi per la trattazione del punto a supporto dell'assessore Rosa, a cui passo la parola perché proceda ad illustrare l'argomento. Grazie Presidente, faccio una breve illustrazione dei contenuti gestionali, poi eventualmente se i consiglieri dovessero ritenere di fare ulteriori quesiti sono a disposizione, come diceva lei, sia il Presidente che il Direttore. Per quanto riguarda la farmacia, l'esercizio 2019 è caratterizzato da un ulteriore leggero decremento dei ricavi da vendite, in calo anche il numero delle vendite complessive registrate, così come il numero complessivo delle ricette trattate. Ai fini delle risultanze economiche della gestione si segnala che il dato negativo costituito dal leggero calo dei ricavi è parzialmente compensato da un decremento anche del valore degli acquisti per i medicinali, nonché da una leggera diminuzione dei costi per i servizi. Asilo nido. Per GEAS l'asilo nido continua a essere senza dubbio il servizio più gravoso dal punto di vista strettamente economico, con grande sproporzione tra costi e ricavi, che chiaramente poi vengono compensati dal contributo dell'amministrazione comunale. Nel corso dell'esercizio 2019 il servizio è stato caratterizzato da un nuovo incremento dei ricavi. Ciò è stato determinato dall'incremento appunto della capacità ricettiva dell'unità offerta, portata alla fine del mese di agosto 2019 a 50 piccoli ospiti. La misura cosiddetta Medi Gratis, deliberata dalla Regione Lombardia a sostegno del reddito delle famiglie e confermata anche per l'anno 2019, ha continuato a contribuire all'aumento delle richieste di iscrizioni al servizio e i nuovi posti creati sono stati facilmente occupati. Nella seconda metà del 2019 la struttura di Via Magenta che ospita l'asilo nido Pantanido è stata inoltre oggetto di alcuni interventi di ristrutturazione, in particolare di riqualificazione energetica. Sono stati sostituiti la quasi totalità degli elementi finestrati dell'immobile nonché realizzata una nuova centrale termica a servizio dell'edificio. Centro prelievi. La modalità di gestione del servizio ha subito variazioni rispetto agli anni passati. Da marzo 2019 è iniziata da parte di GEAS la partecipazione ad un progetto comune tra il Paese della Valle Olona, finalizzato all'organizzazione di uno sportello CUP condiviso tra più comuni. Vi è stata pertanto una compartecipazione alle spese del personale del servizio da parte dei comuni partecipanti al progetto, avendo GEAS a seguito di convenzione distaccato una dipendente presso l'azienda speciale consortile per 12 ore settimanali. Invariata invece la gestione del centro prelievi in piazza Gramsci,
sempre in carico a GEASC, con organizzazione delle sessioni mercoledì e giovedì. Servizio di ristorazione scolastica. Il servizio è stato assegnato con gara d'appalto europea sino alla fine dell'anno scolastico 2020 alla società Cier Food, cooperativa italiana di ristorazione di Reggio Emilia. L'aggiudicazione del servizio ha comportato il totale rifacimento a carico dell'azienda che ha vinto l'appalto del centro cottura situato presso il plesso scolastico di via Vasubio. Tari. In riferimento al contratto di servizio, GEASC gestisce il servizio in modo strettamente strumentale, procedendo all'attività di sportello e bollettazione. L'aggio previsto dal contratto di servizio è fissato al 9% delle somme riscosse dal comune e dal bilancio, rappresenta il ricavo preponderante del servizio. Per quanto riguarda l'esercizio 2019, va segnalato un leggero calo dell'aggio incassato rispetto al 2018 nella misura del 4%. TOSAP, modalità operative di gestione, sono state anche queste realizzate in conformità al contratto di servizio. In questo caso l'aggio previsto per il comune, fatturato trimestralmente, è fissato al 50%. Imposta comunale, pubblicità e diritti pubblici a missioni, in questo caso l'aggio è fissato al 60% e copre solo i costi diretti di gestione. I risultati per il servizio dell'anno 2019 sono caratterizzati da un calo dei ricavi intorno al 10%. Illuminazione votiva. Tale servizio è stato affidato dall'amministrazione comunale a partire dall'anno 2009, stabilendo che le relative entrate restano totalmente di competenza al GEASC. Il servizio di illuminazione non comporta un impegno particolare di risorse e consente di assorbire parte dei costi generali di struttura. Il costo maggiore continua a essere sostituito dai canoni relativi alle manutenzioni ordinarie degli impianti. C'è stata già una illustrazione in commissione bilancio e sono presenti, appunto, come dicevo prima, il direttore e il presidente nel caso ci fossero degli approfondimenti da fare ulteriormente. Grazie. Se considerano domande o per l'assessore o per il presidente di GEASC, altrimenti passiamo alla votazione. Prego, consigliere Barone. Grazie presidente, ma io non ho una domanda tecnica sul bilancio GEASC, mi piace non fare le pensate domande del direttore generale, anche perché comunque è un bilancio consultivo, come ogni bilancio consultivo c'è ben poco da modificare o quello si può fare sul preventivo. Ho una domanda politica e la domanda politica è questa e la rivolgo a voi: se questo bilancio consultivo per voi è una buona base di partenza per i vostri obiettivi su GEASC. Dunque, l'intenzione dell'amministrazione, io ho già messo in evidenza quando si è trattato dell'ampliamento del contratto di servizio con l'introduzione di nuovi servizi cimiteriali, è valorizzare al massimo l'azienda speciale. Quindi la prospettiva per noi è questa. In riferimento invece all'andamento di quest'anno, dell'anno 2019, quindi al consuntivo di cui si sta trattando, è fortemente influenzato anche da alcuni interventi di ristrutturazione e manutenzione che sono stati realizzati su alcuni immobili. Quindi è un po' influenzato da questo, ma la volontà dell'amministrazione è proseguire ampliando le competenze di GEASC. Posso zicare?
Meno male. Nel senso, sono ben contento di questa risposta che mi viene data. Perché vuol dire che ci sta mettendo la testa, nel senso su Gigast. Secondo me è un'azienda che è stata sviluppata poco negli anni passati, oppure si è cercato comunque di arrivare a migliorarla, ma secondo me è un'azienda da sviluppare. Io sono ben contento della risposta che ho ricevuto stasera. Poi valuteremo nel tempo, magari chiedendo anche quali sono i servizi che si vuole implementare all'interno di GIA. Però è una bella risposta. Grazie. Se nessun altro consigliere da fare le osservazioni, possiamo pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli. I consiglieri contrari? I consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare il 15° punto all'ordine del giorno. Modifica regolamento applicativo dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale. Scusate, prima ringrazio il presidente e il direttore di GEASC. Buonasera. Quindi modifica regolamento applicativo dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale. Passo la parola all'assessore Rosa perché proceda ad illustrare l'argomento. Sì, grazie Presidente. Anche questa delibera è stata presentata in Commissione Affari Generali. È sostanzialmente un contenuto tecnico, in quanto il decreto legge 34/2019 interviene sul tema per la fase di accertamento dei tributi costituito dall'obbligo di attivare un contraddittorio prima dell'emissione dell'atto di accertamento. In realtà la modifica intende rivolgersi all'Agenzia delle Entrate che appunto prima di fare l'accertamento deve fare un invito obbligatorio, però è stata inserita ed agisce sull'accertamento con adesione contenuto anche nel decreto legislativo invece del 1997-218. Ai fini dell'amministrazione comunale interessa il comma 5 ter, come scritto appunto in questo nel DL 34/2019, che al comma 1 dispone l'ufficio, nel senso l'ufficio dell'amministrazione, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Quindi, considerato che per il Comune il contraddittorio preventivo non è un atto obbligatorio, il vigente regolamento applicativo dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale all'articolo 1 fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel decreto del 97. Per evitare che in sede di ricorsi i contribuenti possano contestare al cliente una violazione dell'obbligo del contraddittorio, è opportuno chiarire esplicitamente che il rinvio al decreto legislativo del 97 intende escludere le disposizioni su un invito indicato nell'articolo 5 ter. Quindi in sostanza il regolamento viene modificato all'articolo 1 nel seguente modo: il Comune per favorire la definizione pacifica dei rapporti tributari si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione, così come risulta disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 97, numero 218, e successive modificazioni, ad esclusione delle disposizioni sull'invito al contraddittorio indicate nell'articolo 5 ter del medesimo decreto. Questa delibera è stata appunto, come dicevo prima, sottoposta alla Commissione Affari Generali, istituzionali, bilancio, finanze, eccetera, e non è stata sostanzialmente modificata neanche in quella
un'altra sede. Quindi io la proporrei come l'abbiamo già illustrata. Se nessun consigliere da fare altre osservazioni, possiamo pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari? Consiglieri astenuti? È una deliberazione immediatamente esecutiva e pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari? E consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare il 16° punto all'ordine del giorno, modifica del regolamento comunale delle entrate. Passo la parola all'assessore Rosa perché proceda ad illustrare l'argomento. Grazie Presidente. Anche in questo caso c'è un aspetto tecnico che fa riferimento alla legge del 2019, la numero 160. Introduce al comma 792 l'accertamento esecutivo con il quale si unificano in unico provvedimento sia l'accertamento tributario che il titolo esecutivo. La medesima legge poi ha anche apportato alcune modifiche in ordine agli oneri di riscossione introducendo interessi moratori. In commissione è stata illustrata, sono stati fatti questi aspetti, sono stati illustrati le forme di rateizzazione che vengono introdotte per i debiti di una certa rilevanza. Inoltre viene modificato l'attuale regolamento delle entrate per adeguarlo alle nuove disposizioni. All'articolo 6 viene introdotta la possibilità di sospendere o differire il termine ordinario di versamento delle entrate tributarie in caso di eventi imprevedibili, per esempio il Covid, tanto per fare un esempio. Gli articoli 6 bis e 6 ter disciplinano la riscossione coattiva delle entrate tributarie patrimoniali attenendosi alle nuove disposizioni normative. Articolo 7 bis viene inserita l'applicazione degli interessi moratori. Articolo 8 viene regolamentata la rateizzazione del pagamento delle somme certe e l'articolo 9 bis vengono disciplinati gli importi minimi. In corso di discussione in commissione, il segretario generale, e questa proposta che arriva stasera è già coerente con quella proposta, ha proposto un emendamento stracciando il comma 5 bis, motivata dal fatto che si tratta di una ripetizione rispetto alla norma statale che opera direttamente, senza necessità che il Consiglio Comunale si esprima in proposito. Questa richiesta è stata accolta da tutti i partecipante alla commissione e per il resto è stata sostanzialmente approvata dalla commissione come la stiamo proponendo stasera. Se nessun consigliere ha da fare altre osservazioni, possiamo pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari e consiglieri astenuti. È una deliberazione immediatamente esecutiva e pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari e consiglieri astenuti. Passiamo quindi a trattare il 17° punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento imposta municipale propria IMU. Passo la parola all'assessore Rosa perché proceda ad illustrare l'argomento. Sì, grazie Presidente. Anche in questo caso stiamo parlando di regolamento, quindi il passaggio è stato in commissione affari generali. Diciamo che i commissari non hanno fatto particolari osservazioni, salvo per quanto riguarda l'articolo 13, dove viene evidenziata l'opportunità di precisare che il comodato viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate. Il funzionario ha fatto carico di modificare l'articolo, quindi l'articolo è stato già modificato in questo modo e la proposta di revisione è coerente quindi
con quanto è stato presentato nella commissione. La legge numero 160/2019 ha introdotto questi aspetti, sono state inserite delle disposizioni che in base alla norma i comuni possono inserire nei propri regolamenti. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari, determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili e stabilire esenzioni dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale. Però sono aspetti tecnici. Se nessun consigliere da fare altre osservazioni, possiamo pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari? E consiglieri astenuti? È una deliberazione immediatamente esecutiva e pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari? E consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare il 18° punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti TARI. Passo la parola all'assessore Rosa perché proceda ad illustrare l'argomento. Grazie Presidente, anche in questo caso stiamo parlando di regolamento perché comunque la normativa ha abrogato l'imposta unica comunale e in questo caso per quanto riguarda la TARI stiamo sostanzialmente riproponendo i medesimi contenuti con un'unica variazione. All'articolo 14 abbiamo previsto ed è prevista una riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio. Per il resto la commissione l'ha validata esattamente come la votiamo questa sera. Ok, se nessun consigliere da fare altre osservazioni possiamo pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? I consiglieri astenuti? È una deliberazione immediatamente esecutiva e pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare il 19° punto dell'ordine del giorno. Tariffe, tassa sui rifiuti TARI, anno 2020. Passo la parola all'assessore Rosa perché proceda ad illustrare l'argomento. Grazie Presidente. Allora, questa legge è stata illustrata in Commissione Bilancio. Allora, in sostanza noi ci siamo avvalsi della facoltà che per i comuni di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti per il 2020 con i nuovi criteri di arena che saranno approvati entro il 31 dicembre di quest'anno e dei costi determinati per l'anno 2019 potrà poi essere ripartito in 3 anni a decorrere dal 2021. Sempre con la stessa delibera vengono introdotte alcune agevolazioni che sono queste. Per quanto riguarda le utenze non domestiche viene introdotta una riduzione forfettaria del 25% sia per quanto riguarda la parte variabile che per quanto riguarda la parte fissa della tariffa, a esclusione di 2 categorie, banche, istituti di credito e farmacie. Per quanto riguarda invece le utenze domestiche in possesso alla data di presentazione di apposita istanza, il cui termine scade il 31 dicembre 2020, delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale di disagio economico per la fornitura di energia elettrica piuttosto che per il gas o per il servizio idrico integrato, nonché per titolari di reddito o di pensione di cittadinanza,
una riduzione comunitaria anch'essa del 25% sia per quanto riguarda la parte variabile che per quanto riguarda la parte fissa. Complessivamente questa manovra diciamo ha comunque preso un minor gettito quantificato in circa 124.000 euro. Inoltre nella delibera sono state introdotte delle scadenze di pagamento. Diciamo che poi c'è stato un ulteriore passaggio tecnico per quanto riguarda la predisposizione delle valutazioni e quindi si è introdotta un emendamento già in sede di commissione e credo che mi sembra che diciamo, questa sera il proponente anche per venire ulteriormente incontro c'è diciamo, un nuovo intervento che richiede di fare rispetto a questa delibera. Quindi passiamo ora ad illustrare l'emendamento presentato dal capogruppo del gruppo consigliere Pifagnano, Fabio Del Tema, corredato da parere tecnico favorevole del responsabile dottor Cipriento. Passo la parola al consigliere Del Tema. Grazie Presidente. Allora, do lettura dell'emendamento che ho presentato e che è stato reso disponibile ai consiglieri comunali. Emendamento ai sensi dell'articolo 29,2 del regolamento del consiglio comunale. In merito al punto 19 dell'ordine di giorno del Consiglio Comunale del 28/7/2020. Per definire tale di quell'articolo 29,2 del regolamento del Consiglio Comunale si chiede di emendare il punto 19 iscritto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per il 28/7/2020 come segue. Nella premessa prima rata 31 ottobre e il punto 6 del dispositivo prima rata 31 ottobre. La proposta di emendamento che sposta dal 30 settembre al 31 ottobre la scadenza per il pagamento della prima rata è formulata sulla scorta di sopravvenute esigenze tecniche relative alla tempistica necessaria per predisporre e trasmettere le richieste di pagamento agli utenti. A questo punto, allora, richiamato l'articolo 29, codice 4 del regolamento del Consiglio Comunale, a seguito di ulteriori approfondimenti sui possibili aiuti e sostegni che si possono dare ai cittadini e alle imprese canadesi in questo grave periodo di emergenza economica e finanziaria conseguente al drammatico impatto dell'ormai storica emergenza epidemiologica, si integra la proposta di emendamento appena presentata con il differimento della scadenza della seconda rata TARI dal giorno 30 novembre 2020 al 1 febbraio 2021. L'intento che si vuole perseguire è quello di riconoscere famiglie e ai settori produttivi e commerciali una tempistica più sostenibile per l'adempimento delle scadenze tributarie, mitigandone la concentrazione nei mesi finali dell'anno e diluendone il carico in un periodo di tempo più ampio, nell'auspicio della ripresa e del ritorno alla normalità del mondo del lavoro e dell'impresa. Pertanto l'emendamento così integrato propone il differimento della prima rata TARI dal 30 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 e della seconda rata TARI dal 30 novembre 2020 al 1 febbraio 2021, sia nella parte di premessa della delibera che al punto 6 del dispositivo. Sì. Se ci sono interventi, prego consigliere Carlesso. Era soltanto, devo fare soltanto due annotazioni, una in commissione bilancio c'era soltanto lo slittamento della prima rata, giusto? Sì, consigliere, sarebbe stato troppo vicino con me. Perché era prevista novembre. Avremmo caricato tre mesi, in due mesi della rata. Sono d'accordo, sono favorevole, mi fa piacere che ci sia stato un ripensamento anche sulla seconda rata. L'unica preoccupazione che è esterna, che consiglio anche se il mio gruppo voterà a favore, è per gli anni a venire, perché a consuntivo... Ma le dati non sono ancora state fatte, ma le faranno. E appunto se ci saranno studiate, penso, credo più di lui che si parlava, ancora più di lui, che l'intenzione è questa. Non ho capito. Saranno ancora più diluite. Ah, quindi prossimamente questa era la parte.
Sì, sì, l'idea per il prossimo anno, non abbiamo indicato nella delibera le date precise, perché proprio l'idea è di considerare anche l'andamento dell'emergenza Covid anche sull'impatto delle famiglie, cercare di fare una rateizzazione ancora maggiore, quindi non due rate ma più rate, però su questo, siccome non abbiamo fretta di deciderlo oggi, valuteremo una maggiore rateizzazione, anche considerando il fatto che chi vuole, chi ha la possibilità, può comunque pagare in un'unica soluzione, in un'unica rata. Se a questo punto non ci sono più altri interventi, si procede alla votazione dell'emendamento. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? I consiglieri astenuti? L'emendamento a questo punto viene accolto. Viene accolto. Quindi possiamo passare alla votazione, all'approvazione della delibera come emendata. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari? Consiglieri astenuti? È una deliberazione immediatamente esecutiva, pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari? E consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare il 20° punto all'ordine del giorno. Imposta municipale propria IMU, approvazione aliquote anno 2020. Passo la parola all'assessore Rosa perché proceda ad illustrare l'argomento. Grazie Presidente. In questo caso, sempre a riferimento alla normativa 2019 e quindi alla soppressione dell'imposta comunale, in questo caso noi stiamo deliberando le medesime aliquote già approvate per quanto riguarda l'IMU e la TASI con la delibera consigliare 149 del dicembre 2019. Quindi in sostanza le aliquote IMU per l'anno 2020 sono la somma delle aliquote IMU e TASI già approvate al 19 dicembre 2019. Bene, se nessun consigliere ha da fare altre osservazioni, possiamo pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? I consiglieri astenuti? È una deliberazione immediatamente esecutiva e pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? I consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare il 21° punto all'ordine del giorno. Addizionale comunale IRPEF, approvazione aliquota anno 2020. Passo la parola all'assessore Rosa perché proceda ad illustrare l'argomento. Sì, mi ero dimenticato di dire al punto precedente che la delibera prevede anche la revoca della deliberazione del dicembre 2019. In questo caso, siccome la delibera di allora prevedeva anche l'introduzione delle aliquote di addizionale comunale IRPEF, in questo caso viene scorporata e viene fatta una delibera apposta con le medesime aliquote, però specifica per addizionale IRPEF, nient'altro. Quindi se nessun consigliere ha da fare altre osservazioni possiamo pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? I consiglieri astenuti?
È una deliberazione immediatamente esecutiva, pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. Consiglieri favorevoli? Consiglieri contrari? E consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare 22esimo punto all'ordine del giorno. Variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione finanziaria 2020-2022. Passo la parola all'assessore Rosa perché proceda ad illustrare l'argomento. Sì, grazie Presidente. Io do una breve illustrazione dei contenuti, quelli con la maggiore rilevanza diciamo economica di quello che è previsto all'interno di questa operazione di bilancio. Alcune voci sono quelle che abbiamo già trattato prima, per esempio ci sono inseriti i 124.000 euro della agevolazione TARI per quanto riguarda le utenze domestiche e le non domestiche. È previsto quell'argomento di cui si era già parlato in occasione del finanziamento centri estivi, quindi l'introduzione di 26.740,51 euro per finanziamento appunto dei centri estivi, che c'è peraltro una correlata maggiore entrata da trasferimento statale. È inserito il 43.100 euro per i maggiori oneri di copertura della gestione GEASC relativa agli impegni del contratto di servizio. Poi per quanto riguarda invece gli investimenti ci sono alcune opere di manutenzione, quindi la realizzazione di cancellate in corrispondenza dell'autosilo su due piani, l'introduzione per 15.000 euro, un rifinanziamento di alcuni interventi su mobili comunali per 16.000 euro, poi sono state introdotte i 40.000 euro quelli per l'adeguamento delle aule, discorso Covid, e 21.000 euro invece per quanto riguarda l'acquisto delle lastre di marmo per il prossimo intervento di stimolazione delle sale al cimitero comunale. Se poi ci sono altre domande, anche gli assessori rispetto ai capitoli, se i consiglieri ritengono, possono rispondere. Grazie. Prego, consigliere Barocchi. Grazie, Presidente. Ormai cancellati l'autosilo? Chi risponde? Risponde il sindaco. Allora, abbiamo avuto nei mesi scorsi dei problemi di ordine pubblico, di sicurezza con anche dei gruppi di ragazzi che hanno compiuto gli atti vandalici all'interno dell'autosilo. Le forze dell'ordine ci hanno chiesto maggiori, diciamo, una collaborazione anche attraverso sia controlli della polizia locale in stretta collaborazione con i carabinieri, ma una delle soluzioni che abbiamo valutato anche con le forze dell'ordine è la chiusura notturna dell'autosilo, perché i principali episodi sono avvenuti adesso nel periodo invernale, ma anche nei mesi successivi, soprattutto nelle ore serali. Quindi abbiamo fatto questa valutazione per una questione di sicurezza. Quindi ci sarà chi andrà ad aprire e chiudere il cancello? Ci sarà, stiamo valutando di davvero sia l'apertura e la chiusura con un'apertura automatizzata. Non lo so, però posso essere un attimino perplesso, ma non perché non è una soluzione, però se dove ogni volta troviamo un atto di vandalismo andiamo a mettere un cancello. Non sono solo atti di vandalismo. No, è una questione complessa di sicurezza e anche di sicurezza sia di tutti
coloro che usufruiscono del parcheggio anche dei residenti. No, sono d'accordo, però dico a questo punto, però il cancello che mettiamo cos'è? È grande tutta l'apertura? Sì, credo di sì. Impedisce l'accesso. No, se no diventa come il parco giochi, dove c'è la cancellata. Ma sono comunque dentro a giocare. Ma in che senso? Non ho capito. No, ma lì abbiamo avuto delle segnalazioni di sicurezza, e lì andiamo ad intervenire sulla situazione che riteniamo, in cui riteniamo doveroso intervenire. Sto dicendo che se si mette un cancello per evitare l'accesso di persone nell'autosilo, è come il cancello dove ci sono i partigiani. Se il cancello è chiuso non si può entrare dentro, ok? Quindi voi mi state dicendo che mettete una cancellata che è grande di tutto l'autosilo, perché così nessuno entra. Nelle ore serali? Nelle ore serali. Nei partigiani non avviene la stessa cosa. Perché nonostante siano chiusi, alla sera c'è dentro gente. Risalgo. Alessandro, il problema sarebbe, io non sono contro i cancelli, se è chiaro, però secondo me si devono trovare anche altri metodi, perché sennò qui ogni volta da dire che allora il prossimo conto sarà il parco a bambini di Beslano. Consigliere del Temacchi, o accende il microfono, se no. Io capisco il problema. Non sto dicendo che sono del tutto contro, però dico che il cancello non può essere sempre la soluzione, perché sennò di volta in volta andremo a recitare tutto. Sì. Perché se voi guardate le segnalazioni degli abitanti della via Beato Angelico, di coloro che affacciano sul parco bambini di Beslan, ok, alle fornaci, molto spesso, specie nel periodo estivo, segnalano, magari non atti vandalici, oppure atti vandalici alle nostre, giochi per bambini, ma schiamazzi notturni. E quindi io dico, la soluzione qual è? Recintare? No! Come non può essere recintare un giorno magari la piazza, per dire, perché ci sono degli schiamazzi notturni e allora cosa facciamo? Recintiamo tutto? No, dobbiamo trovare un modo e un sistema per arrivare a risolvere questo problema degli atti vandalici, che non è neanche l'installazione di nuove telecamere a volte, perché le telecamere, io ho già detto di una volta, sì, fanno parte del sistema integrato di sicurezza, ma la telecamera non scende a picchiare il palazzo vandalico, perché se ne mettiamo una telecamera poi dobbiamo pensare che ci sia una persona che controlli la telecamera, se no è finita anche lì. Cioè, quindi io capisco che si va a rispondere magari alla problematica dei residenti che hanno dentro le macchine, attenzione, però io penserei anche ad altri sistemi, perché ma qui davvero dobbiamo mettere cancelli dappertutto. Adesso non mi ricordo in che anno, ma anni fa mi sembra che un problema del genere era stato fatto al presidente sul parco Nicola Sgrina, e il parco Nicola Sgrina è stato per lunghi anni il parco Alessandro non era recintato, è stato recintato. Cioè, dobbiamo pensare a quello. Poi dobbiamo cancellare che vogliamo, però secondo me. Consigliere Pasolino? Posso? No, io volevo dire solo una cosa, che non è semplicemente di schiamazzi notturni, sono avvenuti episodi anche molto gravi, ok? Quindi è il caso, si è valutato anche il sindaco, la polizia locale, i carabinieri, di trovare una soluzione. E secondo loro, che sono molto più tecnici di noi, chiudere il silos può essere una soluzione a quello che avviene, ma non le ore serali, si intende essere di sera. Ma scusa, io adesso non è per dire, però la sicurezza, è vero che noi non abbiamo l'esercito a Bagnano, però cerchiamo una stazione di carabinieri, cerchiamo di far uscire un po' più spesso i carabinieri, non sono tantissimi, hanno un territorio ampio da controllare, ma è il loro dovere far mantenere la sicurezza. Ma lo fanno assolutamente, la collaborazione con i carabinieri è massima, ma e i pattugliamenti sono
anche, anche su nostra richiesta, allora, sono precise e puntuali. No, voglio dire, i pubblici abbiamo sempre intervenuti e abbiamo anzi incitato i, i residenti, quando, qualora ci fossero problemi, a chiamarli. E sono i carabinieri hanno partecipato sempre, allora, a tutti i giorni. Consigliere Barocco, lasci finire, no, poi... Perché tutte le volte, quindi, fa sempre precisare. Non sto dicendo che i carabinieri non escono, che non fanno il loro dovere, ok? Non sto dicendo, no, però sembra sempre che poi io passo per lo stupido di turno che dice che questo non fa il suo lavoro e questo... No, lo so, consigliere Pasolino, per cortesia. No, però io dico, cioè... Volta risposta. Secondo me, nel senso, non si può sempre pensare a mettere i cancelli. Dobbiamo trovare anche altre soluzioni. Tutto qua, io dico questo, poi parlerò, però è da quando sono nato che vedo chiudere i cancelli. Non mi permetto di dire che i carabinieri intervengono, sto dicendo, lei ha detto di chiamarli, io dico che i carabinieri sono sempre intervenuti su questo punto di vista, questo volevo dire. Prego, consigliere. Ma io volevo ricordare a Marco, ti ricordi quel parcheggio quando era incendiato la macchina? Quindi chiaramente quello lì è un posto secondo me sensibile, è sensibile perché è buio, è appartato, secondo me i cancelli sono giusti, non vedo altra soluzione. Se tu hai in mente un'altra soluzione per fermare chi alle tre di notte entra e fa quello che vuole, dalla, cioè tu ricordi, no, cosa è successo dentro lì, è un posto particolare. Attira le persone che vogliono fare capolavori, è vero, cose che magari non fanno al parco, perché un parco aperto come il Bel dove abitano lì, secondo me forse è meglio lasciarlo aperto quello. Visto che hanno chiesto al Nicolas Green una zona più particolare, è giusto tenerlo chiuso, perché ogni zona secondo me è problematica. Sappiamo cosa c'è verso la via Pastrella, e lì è nata la guerra. Non si può negare che non tutti i posti sono uguali, certi posti vanno giù. Puoi pensare che una ragazza lì alla una di notte va a cattarsi la sua macchina dentro quel parcheggio? Secondo me hai paura pure tu andare alla una di notte a recuperare la macchina, secondo me. Quindi è meglio evitare. È una zona sensibile. Poi, al di là dei carabinieri, quelli là. Prego, consigliere Barocchio. È un insegnante che lo Stato non cede di fronte a certe cose, ma non posso pensare che lo Stato metta solo cancelli per risolvere i problemi. Non è una frase a effetto, è un discorso molto, molto serio di quello che sta dicendo. Se all'interno di quello consiglio sono state messe delle telecamere per garantire la sicurezza, si va a prendere chi ha fatto i danni, come è stato fatto con gli inquilini, e si cerca di mettere in sicurezza la questione. Si trovano soluzioni, non lo so, cioè davvero, dite che i carabinieri che passano perché vengono chiamati, è vero, passano. Proviamo a chiedere di passare magari un'altra volta se è possibile, non lo so, cioè bisogna studiare un po' tutte. Prego, consigliere Carlo. Allora, io sarò un po' più pragmatico. Anch'io ho delle perplessità sull'esecuzione dell'opera. Prima di tutto, perché fare dei cancelli in quella situazione non è certo semplice, visto che sia il piano rialzato che al piano interrato, semi-interrato, ci sono delle rampe che sono a doppio accesso, l'accesso al parcheggio è già non così semplice perché è a doppio senso di marcia, e quindi fare un ostacolo in più secondo me non è così semplice. In più, nell'ipotesi di meccanizzarlo, diventa ancora più complesso. Poi l'altra notazione è sugli orari
di queste, dell'utilizzo del, del parcheggio. È vero che ci sono stati degli episodi, come ricordavano le tematiche dell'incendio di una macchina, ma io frequento quel parcheggio, mi è capitato anche di frequentarlo di sera, è scarsamente utilizzato tranne veramente in modo sporadico, e ci sono delle compagnie che si ritrovano lì, ma anche ad orari diversi da quelli notturni, cioè quindi nel pomeriggio inoltrato piuttosto che verso sera, e quindi il problema a mio avviso non sarebbe completamente risolto con il parcheggio, con il cancello e la chiusura del parcheggio. Il problema forse è di un ripensamento, magari una manutenzione diversa del parcheggio, un'illuminazione diversa che consentirebbe anche di visionare in fondo allo stabile, perché la parte che viene generalmente più martoriata è quella in fondo vicino alle scale di emergenza. Io faccio presente soltanto questo. Bene, se nessun altro consigliere da fare osservazioni, possiamo pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli. I consiglieri contrari. I consiglieri astenuti. Si tratta di una deliberazione immediatamente esecutiva e pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli. I consiglieri contrari. E i consiglieri astenuti. Passiamo quindi a trattare il 23° punto all'ordine del giorno. Approvazione piano per il diritto allo studio, anno scolastico 2020 e 2021. Prima di passare la parola all'assessore Corio, volevo ringraziare il dottor Cilvento. Passo a questo punto la parola all'assessore Corio perché proceda ad illustrare l'argomento. Buonasera a tutti, grazie Presidente. Allora, vado a fare lettura della proposta di deliberazione per l'approvazione del piano al diritto allo studio per l'anno scolastico 2020-2021 e spendo velocemente due parole per quanto riguarda invece il consuntivo dell'anno scolastico che si è concluso comunque a seguito del Covid in maniera anticipata. Allora, a dicembre del 2019 le cifre stanziate per i progetti richiesti sempre dalla dirigenza dell'istituto comprensivo sono state in gran parte utilizzate, quindi il disavanzo che è rimasto verrà utilizzato per l'acquisto delle linee che si arriveranno ovviamente bisogno di acquistare, perché con la creazione di nuove aule in base alle nuove linee guida della regione per il stanziamento, che verranno utilizzati proprio per acquisto di queste linee. Per quanto riguarda invece il piano di quest'anno, dell'anno a venire, la programmazione è proposta, è basata sempre sulle richieste che pervengono in seguito dalla dirigenza dell'Istituto Comprensivo Statale, con una proiezione delle spese basate sul normale svolgimento delle attività. Nulla toglie però che si facciano delle. Ci si lascia aperta questa delibera delle modifiche in previsione del fatto che la situazione del Covid non è ancora rientrata, quindi l'emergenza potrebbe far scattare misure economiche in più da stanziare, ma questa cosa verrà poi rivista nel prossimo Consiglio Comunale di settembre, comunque in pochi mesi di settembre. Se siete d'accordo, vado a leggere capi più importanti, poi dopo vado a scalare se vi sono certi aspetti più interessanti per voi. Allora,
Per quanto riguarda la voce di capitolo delle istruzioni prescolastiche, quindi parliamo della scuola, scuola materna di Dio, la cifra stanziata è la stessa dell'anno scorso, siamo su 168.286,29 che rientrano alla convenzione che abbiamo con la scuola dell'infanzia, che si è rinnovata in aprile 2019 con durata triennale. Gli alunni che frequenteranno tra l'altro l'anno scolastico sono del 2021 con 124. A tal proposito spendo due parole dicendo che si è deciso, dopo che si è riunita il comitato dell'asilo, di creare due sezioni in più in questa scuola, perché c'è spazio e soprattutto perché si crea così tutto uno scenario migliore per il distanziamento tra i bambini. A questo punto il comune e l'amministrazione andrà a fare una variazione di bilancio a settembre più avanti, perché nella convenzione si prevedono 7.000 euro a sezione in più e quindi in questo caso specifico sono due, quindi saranno 14.000 euro che si cercherà di fare una variazione di bilancio per creare queste sezioni e comunque si è deciso di farlo. La stessa cosa verrà fatta, quindi le due sezioni in più, una è certa, l'altra è al vaglio, questi giorni alle scuole dell'infanzia Franconi di Vergolo, perché anche qui lo spazio è molto, quindi si è presa in considerazione la possibilità di creare sicuramente questa sezione in più, quindi scaricheranno i ragazzi e distanziandoli tra di loro, e anche la possibile seconda, ma sulla seconda tornerebbe a settembre da perché. In questa scuola Tronconi gli alunni che frequenteranno sono 49 e anche qua la convenzione prevede uno stanziamento di 61.762,11 euro per questa scuola. Passo a vedere la parte dedicata ai servizi ausiliari, istruzione e assistenza alunni disabili, che sarà per l'anno nuovo di 260.000 euro. Su questo capitolo viene imputata la spesa relativa all'attivazione del servizio di assistenza ad persona per alunni disabili frequentanti le scuole fino alla secondaria di primo grado. Il servizio viene garantito agli alunni residenti a prescindere dalla scuola frequentata e quindi anche scuole fuori territorio. Una grossa parte della spesa è ovviamente riferita agli alunni dell'istituto comprensivo con il quale annualmente si valuta il numero di ore di intervento necessarie sulla base della diagnosi funzionale degli alunni con disabilità, sulla base di protocolli condivisi elaborati negli anni. Sempre però, più frequentemente, negli ultimi anni sono stati attivati interventi anche presso le scuole dell'infanzia paritarie e presso il nido. Il servizio è svolto da cooperativa fidataria dell'appalto a livello di ambito per i servizi scolastici gestito dall'azienda Professor Tirini di Olona. Lo scorso anno si è svolta la gara per il nuovo affidamento e confermato così la cooperativa Solidarietà e Servizi. Potrà essere necessaria una revisione in base al bilancio di previsione sul 2021 tenuto conto dell'andamento delle richieste delle scuole che non sono ancora definitive. Sul bilancio del 2020 invece si potrà recuperare una parte della somma impegnata per il periodo gennaio-giugno, ovviamente non utilizzata per il discorso del Covid, a causa della riduzione delle ore di servizio che è stata appunto durante i mesi del lockdown. Anche per la parte invece dedicata, il trasferimento dei fondi all'istituto comprensivo, quindi su sempre scelte, decisioni richieste dalla scuola, la cifra è sempre di 60.000 euro, la stessa dello scorso anno. La somma stanziata, in base all'attuale convenzione in essere tra il comune e l'istituto comprensivo, rinnovata annualmente a partire dall'anno scolastico 2018-2019, è finalizzata a sostenere alcune voci di spesa importanti che vi elenco. 13.500 spese generali amministrative, 5.000 euro progetti didattici d'istituto, 16.500 materiali per il funzionamento didattico e 25.000 euro ampliamento dell'offerta formativa. Per quanto riguarda la parte formativa, la scuola ci ha dettagliato precisamente quali saranno i progetti che, se tutto va bene, porteranno a termine, sono fatto per i precedenti. La scuola, all'interno della propria programmazione, l'offerta formativa individua le attività e i progetti ai quali non riesce a far fronte con risorse proprie e su questo il comune, in ottica di sussidiarietà, interviene con un proprio contributo. La somma stanziata tiene conto delle richieste avanzate dalla scuola per il prossimo anno scolastico, che potranno essere meglio articolate nel corso dell'anno in conseguenza del modificarsi
della situazione connessa all'emergenza Covid. Attualmente la scuola prevede di gestire i progetti di ampliamento dell'offerta formativa prevalentemente in modalità a distanza, sfruttando la positiva esperienza maturata nei mesi del lockdown. Ovvio che da qui a settembre le cose possono cambiare, quindi già possono venire avere uno stravolgimento, ma allora diciamo che la scuola dice io, salvo casi contrari o situazioni diverse, dico che questi progetti verranno gestiti con il discorso della modalità di distanza. Gli alunni iscritti all'istituto comprensivo Pagnallona dalla scuola del 2021 sono 1.010, se volete il suo corso ripartito, se no sono abbastanza così assoluta. Poi un'altra spesa importante, e qui magari tocchiamo il discorso che funzionava dal consigliere Valocchio sul discorso del pre-scuola, dopo scuola, servizio di trasporto, eccetera. Allora, una piccola premessa è che il 16 luglio scorso l'amministrazione ha fatto già un tavolo tecnico con la dirigenza scolastica e i nostri uffici tecnici, prima di tutto per valutare quello che è la metratura del rientro a scuola che si attende nelle guide regionali. La Regione Lombardia, o meglio l'ufficio scolastico della Regione Lombardia, non ha ancora dato una linea guida ben precisa, noi ci siamo avvalsi di fare almeno la scuola, ci ha suggerito di avvalersi delle linee guida della Regione Veneto per quanto riguarda il distanziamento. I nostri tecnici del comune sono comunque andati in visione di queste aree, dei nostri pressi, e hanno valutato che tutti i nostri studenti, questi 1.010 studenti comunque, staranno all'interno del proprio complesso, non dovranno essere distribuiti in aree differenti da quello che è la scuola, e questo penso che è un buon risultato, perché è vero che le proposte che arrivavano anche dal ministro di istruzione erano interessanti, teatri e tutto quello che era molto bello, era uno spunto nuovo, però nel nostro caso specifico abbiamo la scuola, abbiamo le metrature ben rispettate, utilizziamole e stiamo. Poi vediamo cosa potrebbe succedere, magari una proposta alternativa un programma scolastico, uscire e andare a fare le lezioni al parco. Quindi questo tavolo tecnico ha permesso di capire un attimino se gli spazi che abbiamo sono funzionali e sono comunque pertinenti e ci siamo. Verranno create delle aule in più in che maniera? Ad esempio le rodali, l'aula della mensa verrà divisa e quindi si creeranno due aule. I bambini mangeranno tutti in classe con il servizio sempre gestito dalla GEASC del lunch box, quindi in classe con il proprio vassoietto, eccetera. Si considera anche che i corsi siano gli stessi, quindi saranno contenuti, per questo va in dettaglio successivamente. Stessa scuola, stessa cosa, le scuole fermi, l'aula magna verrà divisa insomma con delle pareti mobili, poi eventualmente in secondo tempo l'assessore darà i dettagli tecnici, ma sì, anche si sfrutteranno due aule che hanno superato delle fermi che non erano mai state utilizzate. Sono state ovviamente delle ispezioni che hanno controllato che tutto ok, quindi si procederà a utilizzarci. La scuola Urru ha rinunciato all'aula di accedimento degli insegnanti ad altre, che anche l'aula di Magna verrà riproporzionata. E quindi tutti i nostri ragazzi saranno ben distanziati di queste aule. Si utilizzeranno, come abbiamo citato l'assessore Rosa, una parte di soldi che è stato ovviamente dato anche al nostro comune, che è quello di Inizia Leggera, quindi utilizzati a meglio in questo senso. Quindi il servizio di prescuola diciamo che esisterà, anche se sul prescuola in un certo senso sarà l'inizio della proposta, perché? Perché se verranno scarinati, come è probabile, e su questo tema ritroveremo da settembre gli orari, i ragazzi verranno scarinati negli orari di Italia. Così facendo, se io suppongo che iniziare alle 8, alle 7.45, quando proprio iniziare il servizio per scuola, in automatico non si crea il bisogno di mettere un educatore, in questo caso perché ci hanno insegnato. Però questi aspetti li vedremo, però per scuola tanto ci dà. Il servizio di dopo scuola si verrà sicuramente fatto. Vi dico già che l'orario sarà diverso, quindi anziché il 18 terminerà alle 17.30. Perché? Perché, dato che la nostra dirigente ha detto che l'orario e il pomeriggio saranno riproporzionati, quindi verranno ridotti di almeno mezz'ora rispetto all'orario di consueto, questo permette che il servizio dopo scuola, che l'educatore che abbiamo a disposizione, si riduca di questa mezz'ora, che però non è una cosa impossibile. Si cercherà di darlo a tutti,
adulti, si stava comunque lottando ancora per la gente al presente, le iscrizioni al servizio dopo scuola verranno aperte l'ultima settimana, ancora prima di settembre, stiamo appunto andando per calcolare il tavolo tecnico con la scuola di licenza, e anche il servizio di scuolabus è stato confermato. Perché? Perché la cacciatura che sta gestendo l'azienda che gestisce il nostro servizio di scuola ha detto che per lei, comunque secondo la normativa loro data del 15 di luglio, possono benissimo lavorare a pieno carico, quindi 52-53 posti verranno sfruttati al massimo, con le dovute precauzioni di triage, stare al bambino preso la febbre, disinfetto le mani, dato la mascherina, però a pieno carico. Questo ci permette così di dare una spesa maggiore per le famiglie e per noi comunque. Quindi questo verrà garantito. La stessa cosa verrà garantita nel trasporto presso la palestra comunale di quando ci sarà una relativizzata. Vado a leggere qualcosa, ecco, anche il servizio di accettazione linguistica, stanzia di 21.193 euro. L'anno scolastico 2017-2018 è stato attivato un servizio di qualificazione linguistica per gli alunni della scuola primaria neoarrivati in Italia con anni, per agevolare e velocizzare la percorso italiana, consentendo ai bambini di inserirsi più facilmente all'interno delle classi. Con la scuola si è verificato l'efficacia di tale servizio sulla base dei minuti attualmente di bambini e ragazzi, si è stimato un intervento di 30 ore settimanali, suddivisi nei tre testi di primaria e secondaria. Quindi questo servizio verrà attivato assolutamente, come verrà attivato il servizio, una cosa che, scusate, ci tenevo a dire qui, perché una cifra che è anche quella della caduta, per quanto riguarda i trasferimenti correnti alla GEAS, nel sistema educativo 06 anni del decreto buona scuola, del Renzi, i 10.000 euro sono riconfermati. La cifra assegnata al Comune di Ferrarona per l'anno 2020 è stata resa nota qualche giorno fa. Siamo alla cifra di 52.369,10 che verrà distribuita con il 75% ai nidi e anche la rimanenza verrà distribuita agli altri plessi. La deliberazione era già stata predisposta. Sarà necessario rivedere questo stanziamento in occasione della salvaguardia di bilancio a settembre. L'indicazione della Regione è di assegnare comunque le risorse entro l'anno che viene, queste verranno sicuramente date. Si tratta di una partita di giro in quanto il capitolo è finanziato dal trasferimento del Comune. Quindi questo, su questo ci siamo. Quindi scusate, non ho cifra del parere della nostra scuola, che siamo a 70.569,93 e quindi va bene. Nel corso del 2020, a causa della sospensione delle lezioni, anche per i servizi sono interrotti. Attualmente in sede di confronto con la dirigenza scolastica, le ipotesi di organizzazione delle attività didattiche prevedono comunque lo svolgimento in presenza. Con la società servizi si è fatto un tavolo e loro sanno già che dovranno mettere a disposizione degli educatori in più, valuteremo poi quanti, quali, magari un educatore su più orari, insomma, si valuterà insieme questo aspetto. Ditemi forse di leggere qualche, perché sono tanti, però ve li dico tutti se volete. Magari un altro aspetto interessante, i 10.000 euro vengono dati al consiglio dei ragazzi. Ecco, questi denari qua nel momento sono praticamente congelati, cioè nel senso ci sono presenti, ma si pensa di optare il loro utilizzo per eventualmente emergenze Covid oppure una gestione all'interno sempre della scuola su qualche progetto che la presa dovrà gestire sempre con i ragazzi, quindi al momento non si fa più l'acquisto magari di gadget che verrà dato ai ragazzi, quindi gli studenti del nostro complesso. Ecco, il trasferimento anche alle parrocchie, in questo caso i soliti 16.500 euro sono riconfermati, non sono stati utilizzati per l'anno in corso perché la parrocchia ha deciso di non utilizzarli perché non ha poi svolto il centro estivo, quindi comunque sono messi a disposizione nuovamente. Ci saranno interventi per l'infanzia minore e asilo nido, interventi di assistenza educativa ai minori, 15.000 euro. Su questo capitolo viene tutta la spesa relativa al servizio denominato Studio Insieme, che si è fatto anche l'anno scorso, che si rivolge alle alunne di scuola secondaria di primo grado come servizio pomeridiano. Mi è confermato anche questo. L'assistenza viene data soprattutto ai ragazzi in casi particolari, magari con sintomi di DSA oppure con bisogni speciali, insomma, in questo caso. Il servizio si svolge in due pomeriggi, coinvolge circa 30 ragazzi del nostro paese.
tutto, assessore, passiamo la parola eventualmente per qualcuno che ha degli interventi da fare. Prego. Grazie. Allora, ha già risposto ad alcune domande che avrei voluto fare io. La domanda che faccio è sul dopo scuola. Il dopo scuola per tutti, ma stiamo parlando di scuola primaria o anche di scuola secondaria? Anche in scuole di infanzia, cioè in scuole materne e nido. No, io parlo di scuole medie. A scuole medie, sì. Allora, la scuola media la deve lasciare un po' di tempo per tutti, ma sicuramente qualcosa si farà, è che non è scuola che ha troppe cose da fare. Posso dirvi che per esempio l'orario delle scuole medie avrà una rivoluzione che è di tipo, anziché il 14 che era 15. Quindi dopo scuola lo stanno davvero cercando di vivere. No, però siccome qualcuno lo chiede, appunto siccome c'è detto di dire dopo scuola per tutti. Ma sicuramente diciamo che già la settimana prossima va inventato proprio anche sulle scuole medie, perché ci sono alcuni aspetti che rispetto alle scuole primarie su certi affrontati diciamo le medie non ancora sono gli strumenti. Però si cercherà di fare qualcosa sicuro. Poi, per quanto riguarda invece la questione dei banchi, sì. Che si sente adesso con il ministero vengono presi poi dotati dal ministero. Ne abbiamo parlato, cioè perché il ministero c'è questo di 3 milioni di euro che permette così di avere la possibilità di acquistare. Allora, con la distribuzione dei banchi che noi oggi abbiamo, considerando le fratture eccetera, diremo che con i banchi che abbiamo a disposizione siamo lo stesso. L'unica cosa che si cercherà magari di acquistare sono questi bimbaloni caricabili, quelli che puoi vedere, perché ovviamente... Ma quelli vanno molto domani, abbiamo parlato della possibilità di utilizzare questo banco, ma se il banco è finalizzato solo l'acquisto del banco, in questo momento non siamo interessati, o meglio, non è priorità. Certo. Cioè, come per i livelli di arredi che abbiamo sono assolutamente idonei allo stanziamento, anzi abbiamo preso quante mesi si dà anche noi su richiesta della dirigenza scolastica. La questione di 10.000 euro per l'utilizzo del Consiglio Comunale dei Ragazzi? Allora, 10.000 euro sono soldi che vengono dati ai ragazzi del Consiglio Comunale. Sì, ma non per i viaggi. Sì, però generalmente viene data al Consiglio Comunale dei Ragazzi in modo che loro possano presentare dei progetti da poter... Questo progetto momento verranno, tra virgolette, gestiti in prima linea dalla dirigente, sempre col Consiglio dei Ragazzi, però data l'emergenza del Covid hanno preferito non subito destinarli. Sì. Vogliono aspettare, quindi tra virgolette sono congelati, tra virgolette. Ma poi, questa è una curiosità personale, perché... Ma qualora, diciamo, tutto questo discorso emergenziale si conclude, cioè... E erano previste tante cose erano previste. No, io dico, nel momento in cui dicono... Dicono il vaccino o chiudono l'emergenza, cosa succede? Si torna come prima? Aspettiamo la mia vita. Le ministero sono quelle che... No, anche perché... La modalità per le elezioni online è stata sì sicuramente una cosa che ha salvato l'anno scolastico. Mi estremamente giudicherò del tutto positivo, perché comunque non credo che l'esperienza di fare scuola a casa tramite un PC sia come essere a scuola nel vero senso della parola. Forse qui vado a cozzare un po' con non tanto con voi quanto più con la politica nazionale, nel senso dico su certi aspetti di quella scuola bisogna avere un po' più di coraggio, nel senso mi è capitato oggi di parlare con una mamma che è qua in Italia ma che abita in Inghilterra ormai da anni e al figlio, è vero che stiamo parlando di sistemi scolastici completamente diversi da quello italiano, però lì non si fanno tutti questi grossi problemi che ci stiamo facendo noi. E a livello di problematiche non è che sono tanto differenti dalle nostre, non meno uguali. Secondo me siamo bravissimi per complicarci la vita quando c'è complicatissimo. Prego, consigliere Moretti. Grazie.
legate sia al consultivo che al preventivo. Dunque, rispetto al consultivo, se scendo proprio per ordine, al consultivo deve essere un 2020, se scendo per ordine trovo che nella, voce, nella prima voce è diventata zero perché quei 14.000 sono stati spostati, e sì, infatti è andato ai centri estivi, benissimo. Poi scendo sempre sulle voci, ci sono delle piccole variazioni, che so io, alla quarta voce, quella legata a quella che diceva lei sui trasferimenti correnti a GEASC, si è passati da nel preventivo alle 10.000, sono diventati 14.000. Ma mi piace poi guardare questi che delle volte che sono tecnicismi, però mi incuriosiscono e dopo arriviamo a capire perché. Nella voce successiva, nel preventivo erano 22.000, sono passati a 33.000, nel preventivo erano 22, nel consultivo sono passati a 33, benissimo. Mi chiedo nella voce altri ordini di istruzione non universitaria, servizi diversi a favore delle scuole, che nel preventivo erano 2.500, sono diventati zero, quindi non sono stati utilizzati, giusto? E la motivazione, la nota dice: il capitolo era previsto per un progetto di servizio educativo di affiancamento al consiglio comunale dei ragazzi, che poi non si è realizzato. Esatto. Ok. Quindi è vero che c'era anche un tavolo nel 20 di marzo, quando abbiamo effettuato, perché è il discorso del Covid, e la finalità di questo progetto era anche di coinvolgere la scuola, quindi questa cosa era la proposta per questo. Ok, ok, sì. Anzi, la scuola entro la fine di questo anno, quindi. Sì. Interessante che c'erano, quindi non sono 12.000, ma sono anche 2.500 di rappresentazione delle ragazze. Ok, andiamo avanti, anche nella parte sotto però ci sono un po' di emergenze Covid che hanno sicuramente rimestato le carte in tavola. Invece nella voce legata al trasferimento fondi all'istituto comprensivo, che c'è stato anche più un bel rimestamento perché nel preventivo erano 56.000, andiamo invece ad approvare un consuntivo con 73.288, del punto 01 del capitolo, l'acquisto di 13 notebook, c'è scritto, sì. Giusto? Che sono sempre alle famiglie. Alle famiglie. Ragazzi che ok, perfetto, sì, la domanda era proprio dove sono indirizzati. Tra l'altro la Presidenta ha chiesto di poter acquistare altri tre all'analogi, perché c'è anche qua un disavanzo del consultivo dell'anno precedente, quindi si utilizzeranno questi. Però questa cosa così di fare preciso, insieme al dato, c'è l'intenzione fortemente di farlo, ma proprio lo speso reale che andremo a fare è di dire. Sì, era solo per capire, per capire quell'aspetto. Ci sono tutta una serie di voci che evidenti, tipo il trasporto degli alunni in palestra, che è evidente che è diminuito perché la scuola è stata chiusa. E quindi ci sono state un po' di variazioni da questo punto di vista in a scendere. Poi andiamo alla parte successiva, dove ancora ci sono anche queste delle variazioni, ma per i centri estivi, al capitolo 42.10.40.02, che è quello di trasferimenti a parrocchie e dottori estivi, erano 16.500 e anche qua sono stati azzerati, giusto? Ok, sì, sono anche proposte per 9 anni, perché la domanda era se ai centri estivi sono stati indirizzati, come diceva l'assessore Rosa, non ricordo più il dato, ma era 26.000 spiccioli, e da qui togliamo 16.500 e 14.000, fanno un po' di più di 16.500 alle parrocchie. Perfetto, ma i centri estivi invece andavano direttamente al centro estivo, che non c'entra la parrocchia. Io mi rifaccio un assessore a quello che c'è scritto, le risorse sono state indirizzate a finanziare i centri estivi, quindi le due voci portano tutte e due al centro estivo. Siccome l'assessore Rosa dice una cifra, io faccio la somma matematica e ne dice un'altra, mi ha incuriosito. Risposta. E poi un'altra cosa che
siccome è evidente che stiamo parlando di bilanci, quindi dobbiamo essere estremamente trasparenti, giusto? Se io vado a leggere nel preventivo 2019-2020 la voce da terz'ultima, che è la 25.10.30.03, l'assessore, la terz'ultima voce. La, del preventivo 2019-2020, la terz'ultima voce che dice che la, del, al capitolo 25-10-30 giovani altri beni di consumo, giusto, che sono 10.000 euro, che scompaiono dal consuntivo. Per cui, onestamente, cioè, sicuramente ci sarà anche un errore di tipo tecnico, presumo, no, certo, spero che non ci sia. No, ce l'abbiamo. Dove ce l'abbiamo? Allora, dunque, abbiamo visto il consuntivo che sono pubblicati, giusto? Sì. Io vado a prendere il preventivo, sì, e io ce l'ho 25.10.30.03, giovani altri consumo 10.000, da 3 anni l'amministrazione comunale istanza una somma destinata a finanziare i progetti elaborati dal CCR, ma anche il coinvolgimento delle ragazze nelle scelte strategiche. In base al congetto di lavoratori, si dice un po' l'esatta destinazione delle voci di sfida sul bilancio comunale, come vedete fanno interazione di bilancio, una corretta indicazione. Ok, quindi ci sono ancora delle persone. No, io stavo parlando preventivo consuntivo. Sì, cioè preventivo spese in questo senso. Ma non ho capito questo passaggio. Io il consuntivo 2019-2020 è preceduto non preventivo 2019-2020, giusto? C'è una voce, c'è un capitolo che ha una voce che ha 10.000 euro, capitolo che non trovo nel consuntivo, cioè non esiste, proprio saltato che non trovo nel consuntivo. Sì, però voglio dire, va bene, questa era la parte del consiglio, poi devo fare le domande invece, è il preventivo su preventivo. Ok, sì. Mi metto un po' in difficoltà, assessore. No, perché? Perché mi permetto di fare, non me ne voglia, da un punto di vista personale, l'assessore Contrazzi, per l'amore del cielo, ok? Però prima l'assessore Moltrasi dice che giudica certi passaggi che noi scriviamo buoni, mi verrebbe da dire buoni a nome di chi? Cioè, chi se ne va a giudice per dire che una cosa è buona o non è buona? Quindi non me ne voglio così. Però a questo punto la mia memoria, io dico che abbiamo un assessore molto molto bravo. Posso andare nel preventivo? Prego, prego. Allora, se do un'occhiata, la cosa che mi incuriosisce sempre è questa, dico, che sono solamente tecnicismi, però a seguito di un consuntivo, escluse le voci che hanno avuto delle modifiche causa Covid, per amor del cielo, lì sono imprevedibili e sono dei grossi punti di domanda. Ma altre voci sono state riproposte pari, cioè quanto era il preventivo spesa 19-20 è uguale al preventivo spesa 20-21. A monte però un consuntivo che è diverso. E la mia domanda è, perché non c'è stato, perché abbiamo fatto un copia e incolla? È una curiosità, capisco che però è dalle curiosità che poi nascono. Perché il concetto è più ci avviciniamo ad avere delle rispettazioni impossibili. No, ma più ci avviciniamo a quelle. Perfetto, perché la mia domanda tecnica è da dove parte il preventivo dal mio punto di vista? Parte dal consuntivo, non parte dal preventivo dell'anno prima. Scusate, no. Assessore Coglio, se può attendere un attimo nella risposta, se il consigliere Moretti ha finito le sue domande, siccome siamo a mezzanotte, siamo nella necessità di dover votare la prosecuzione del consiglio comunale. Scusi, però mi permetto di ritornare la prossima volta, perché questa cosa è giusta che hanno le sue annotazioni sono... Assessore, votiamo solamente poi o rispondere o tutto quello che è necessario.
secondo che procediamo con la votazione. Chiedo pertanto a tutti i consiglieri di votare per la prosecuzione del Consiglio Comunale. I voti favorevoli? I voti contrari? E gli astenuti? Quindi si decide di proseguire fino alla fine del Consiglio Comunale. Consigliere Moretti, se ha finito, se no facciamo rispondere l'assessore. Assessore, se vuole rispondere, se no... Prego, se qualcun altro... Niente, mi ho segnato come intervento. Era che avevo la stessa perplessità di Moretti sui 10.000 non segnati nel consuntivo di consumo. E per il resto il consigliere Moretti è stato molto preciso. Peraltro, per cui noi ci asterremo, però dobbiamo fare un apprezzamento sul fatto che sul diritto allo studio e sull'investimento che è stato incrementato quest'anno lo vediamo come un aspetto positivo e peraltro è stato positivo anche secondo me l'intervento dell'assessore che finalmente ha esposto bene i dati. Quindi la ringraziamo, il nostro voto di astensione è proprio su alcune cose del consultivo. Se nessun consigliere ha da fare altre osservazioni, scusi, prego. Mi sono reso conto dopo l'intervento del consigliere Carlesso che mancava un pezzettino, quando ho detto fra virgolette un po' in battuta che mi mette un po' in difficoltà. Ma proprio perché se avessi dovuto guardare soltanto i documenti avrei votato contro, ma non per la bontà di quello che c'è scritto dentro, ma perché ci sono degli errori che dal mio punto di vista sono abbastanza importanti. Ma la bravura dell'assessore, che si vede che è appassionata a quello che sta facendo, mi porta a votare astenuto. Quindi a questo punto possiamo pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? I consiglieri astenuti? È una deliberazione immediatamente esecutiva e pertanto occorre procedere alla seconda votazione per l'immediata esecutività. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano. I consiglieri favorevoli? I consiglieri contrari? E i consiglieri astenuti? Passiamo quindi a trattare il 24° punto all'ordine del giorno. Convenzione tra la provincia di Varese e i comuni per le attività di lotta attiva agli incendi boschivi nell'ambito del coordinamento squadra provinciale antincendio boschivo. Approvazione. Passo la parola al sindaco Catelli perché proceda ad illustrare l'argomento. Sì, con questa deriva andiamo a approvare una convenzione tra la provincia e il comune di Fagnano Nona per le attività di lotta attiva agli incendi boschivi nell'ambito del coordinamento della squadra provinciale antincendio boschivo. Vista la disponibilità di alcuni operatori volontari della protezione civile che si sono resi disponibili del gruppo comunale di protezione civile, abbiamo preso contatti con la provincia per fare in modo che gli stessi volontari possano partecipare dopo
una adeguata formazione che tra l'altro alcuni di essi hanno già in parte, per partecipare appunto a questa squadra provinciale. La durata della convenzione è di 9 anni e i compiti della squadra sono principalmente l'attuazione del piano provinciale e regionale di lotta attiva agli incendi boschivi nelle attività di prevenzione, avvistamento, allertamento, spegnimento, bonifica, informazione della popolazione, intervento su attivazione della provincia in caso di eventi che interessano il territorio di competenza di parchi, comunità montane e province, attività di simulazione di emergenza, attività di formazione dei volontari, informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco degli incendi e delle norme comportamentali da rispettare. Se nessun consigliere da fare le osservazioni, possiamo pertanto procedere alla votazione. Chiedo pertanto ai signori consiglieri di votare per alzata di mano, i consiglieri favorevoli.